visione. Allora, ci tengo a precisare che un mio amico mi ha preparato questo video, quindi è stato lui a cercare tutte le immagini e i disegni. Allora, questo qui dovrebbe essere praticamente un disegno di un bambino che ritrae, che disegna appunto una specie di elefante. A me sembra più ET telefono casa, ma signori, voi non siete pronti a quello che sto per farvi vedere, perché oltre al disegno che è stato fatto dal bambino, un pazzo scatenato ha realizzato la trasformazione in 3D o nella vita reale di quello che dovrebbe essere questa specie di elefante. A parte il fatto che, raga, è perfetto, io penso che se dovessi vedere in vita mia un animale del genere, a parte già che un elefante penso mi farebbe correre, ok, dalla paura, ma voi immaginatevi, cioè, tipo una fusione tra un elefante e ti telefono casa, raga. È una specie di alieno, è stato creato in una specie di pianeta sconosciuto che nessuno di noi conosce. Perché, che cos'è, raga? Non lo so. Divertiamoci nei commenti, raga. Diamo dei nomi a queste creature, perché credo che ce ne siano tanti di disegni che poi sono stati ricreati nella vita reale. Quindi, questo come lo chiamereste? Ok, qui credo che la situazione sia un po' sfuggita di mano, perché la maestra chiede ai bambini cosa vogliono fare da grandi e disegnarlo. Ecco, questo bambino scrive: quando sarò grande io voglio essere come mia mamma. Quindi una lap dancer. Credo che il bambino non lo sappia che sua mamma balla sui pali per soldi. Per carità di Dio, niente di male. Però insomma, sicuramente un bambino o una bambina che disegna una cosa del genere è un po' cursed come cosa, insomma. Però, oh, magari veramente sarà così, buona fortuna per tutto. Sempre parlando di genitori, abbiamo questa bambina a cui è stato chiesto di disegnare sua mamma. Allora, in realtà, vi dirò, non è neanche così tanto brutto il disegno. Nel senso, io penso che forse farei pure di peggio, e c'ho 22 anni. Il problema è la trasformazione in 3D, che è stata fatta ovviamente da degli artisti, che, raga, preparatevi perché fa molta paura. Siete pronti? Lasciate like se sì. Signori, io credo di non aver mai visto un obbrobrio del genere. Cioè, immaginatevi un umano così. Nel senso, la bocca ci può anche stare, però gli occhi, raga, non lo so. Cioè, letteralmente tipo è stata fatta a mano. Il viso di sta persona l'hanno costruito col DAS, con la plastilina, con gli slime. Perché sennò non me lo spiego come fa ad essere così brutta. Ok, questo dovrebbe essere una specie di disegno della carica dei 101. Non lo so, dovrebbe essere un disegno abbastanza innocente, credo. Solo che, a quanto ho capito, questo disegno è stato colorato e in realtà poi si scopre la verità. Ragazzi, siete pronti? Ecco, qui c'è scritto 5 dollari pets. Quindi letteralmente sembrava un disegno carino in cui c'era questo cane e questi cani, ma in realtà sono una specie di club illegale di animali che scommettono sulle lotte tra cani. Perché, come potete vedere, è tutto pieno di sangue e i cani quasi stanno scannando. Io voglio conoscere il bambino che ha disegnato questa cosa, perché credo che uno psicologo non gli farebbe male. Però andiamo al prossimo. A questa bambina è stato chiesto di disegnare sua mamma. Prima di descrivere questo disegno, ragazzi, volevo dirvi una cosa molto importante. Dato che si parla di disegni, ricordandovi che 7, 8 e 9 ottobre sono a Romix, mi raccomando, portatemi tante letterine, tanti regali, tanti disegni, che io, ragazzi, accetto tutto. E poi farò le live in cui farò vedere tutti i regali. Quindi mi raccomando, anche una cosa stupida, giusto perché, se volete il ricordo, un disegno, una fan art, una lettera, qualsiasi cosa, portatemele, perché secondo me è un bel gesto. Quindi mi raccomando. Torniamo a noi. Allora, in realtà non è un disegno neanche brutto, perché se pensiamo che magari è stato fatto da una bambina dell'asilo, alla fine comunque la faccia c'è, i capelli pure. L'unico problema è il sotto. Evidentemente sarà una mamma che scorreggia tanto, perché c'è, cioè, la bambina praticamente tipo gli ha disegnato, non lo so, un'esplosione nel sedere. E se non si fosse capito, ha scritto fart proprio in inglese, che significa scorreggia. Cioè, proprio della serie sua mamma è quello, capito? Io immagino l'imbarazzo di sua madre quando gliel'ha portato a casa, il pensiero che l'ha visto la maestra, tanta roba. Però i bambini sono divertenti, quindi ci sta. Ok, questo è quello che dovrebbe essere il disegno di una giraffa. A me sembra più praticamente una specie di squalo, al contrario, che è diventata una blatta, che sopra ha degli occhi a forma di fiore, come naso ha una specie di aquilone tagliato a metà e dietro c'ha la coda di un maiale. Però non siete pronti a vedere la trasformazione in 3D. Direte voi: Xiao, che cosa sarà mai? È una specie di lumaca angelo con, non lo so, sembra tipo un personaggio dell'albero azzurro, raga. Ha delle ali, degli occhi che veramente, piuttosto gli incubi sono meglio da vedere. Che, per carità, poi nella loro bruttezza in realtà sono pure belle, pensandoci. Perché comunque, cioè, il pensiero che un artista abbia trasformato un disegno che comunque non è il massimo in questo, è un'opera d'arte. Però, raga, non dobbiamo nascondere che sono orribili, fanno paura. Ah, la Monna Lisa, ragazzi, la Monna Lisa. Quante discussioni, quante liti contro i francesi perché la rivogliamo indietro. Chi dice che è giusto, chi dice che non è giusto. Io l'unica cosa giusta che ci trovo qui, lo sapete qual è? Questo disegno fatto da questo bambino, che poi è stato trasformato in un disegno della vita reale. E signori,
signori, vi presento la vera Monna Lisa. Adesso la domanda mi sorge spontanea: la volete ancora indietro o la volete lasciare al Louvre? Io penso che la seconda sia molto più probabile, ma lascio a voi nei commenti la decisione. Andiamo al prossimo disegno. Molto semplice il disegno, che dovrebbe essere di una tartaruga che ha tre zampe. Evidentemente la quarta gliel'ha messa al posto della testa, perché l'unica cosa che ci vedo giusta, tra virgolette, è il guscio, perché non lo so, sembra tipo una specie di mazza da baseball tagliata a metà la sua testa. Però forse tra tutti gli altri è quello che un minimo si avvicina di più alla vera forma della tartaruga. Ok, questo è un video di un insegnante che dice che i suoi studenti di prima elementare hanno provato a disegnare delle papere. Questa è bellissima, ma immagino che l'abbia fatta la maestra o il professore. Vediamo quelle de... Ecco, effettivamente la differenza c'è. Sembra letteralmente un ragazzino che ha preso il cappello della festa di compleanno e se l'è messa tipo a posto del naso. Ecco, questa in realtà non è neanche così tanto male. È più una patata con delle zampe. Però quella di prima era molto peggio. Comunque un minimo ci assomiglia. Questa è una lumaca con dei peli. Non capisco da dove abbia fatto uscire il ragazzino o la ragazzina che sia una papera. Va bene, non ho capito, non so cosa sia questa cosa. Anche questa, dai, ci sta, raga, non è brutta. E questa pure, dai, non è proprio il massimo. Però comunque, ecco, questa magari è un po' bruttina. Però comunque, insomma, c'è di peggio. Quella lì, la lumaca con i peli, raga, che cos'era? Scusatemi. Ok, questo dovrebbe essere un disegno di Donald Trump. Allora, ci assomiglia un po', non è proprio brutto. Certo, ovviamente i colori non ci sono, quindi magari il fatto che non ci sia il biondo così. Però raga, vi posso assicurare che la trasformazione poi nella vita reale non è proprio il massimo, eh. Dio mio quanto sei brutto, vecchio. E la cosa bella, raga, che hanno fatto dietro il disegno con la cornice, tipo, no, come se fosse un selfie. La cosa che fa più paura non è la trasformazione in sé, ma il fatto che gli assomigli di brutto nonostante sia tipo tutto sformato. Donald Trump, rivediti, ti prego, perché caro mio, mi sa che c'è qualche problemino nella tua vita, eh. Non vorrei dirti niente, io ti voglio bene, però non gli voglio bene, ma chi lo conosce? Ok, questo dovrebbe essere il disegno di una macchina con sopra la trasformazione nella vita reale. Non so se effettivamente una macchina del genere potrebbe mai esistere, perché tipo una macchina salterina è anche molto brutta a livello estetico. Però sembra una macchina. Io ce la vedrei una macchina così, capito? Nel senso, non sembra così tanto surreale. Ecco, forse magari il davanti, che non ho capito che cos'è, però sì, sembra più una banana in realtà, però vabbè. Io sono sempre stato un fan della Marvel, quindi la DC diciamo che solitamente non l'ho mai così tanto considerata. Però c'è da dire che Batman lo conosciamo tutti, scrivetemelo nei commenti, raga, lo conoscete tutti Batman, il salvatore di Gotham City, colui che appunto è un supereroe, che diciamo questo disegno sembra più un cane e che nella trasformazione della vita reale penso che più che un supereroe sembra tipo un maniaco che ti vuole venire ad ammazzare. Quindi piuttosto che salvatore, io se dovessi incontrare una creatura del genere la prenderei a calci, quindi non me ne volere Batman. Però oh, questi per esempio sono i disegni che io amo. Babbo Natale, perché tra poco, ragazzi, si avvicina il Natale. Voi lo sapete quanto io amo il Natale. Se non fosse per la trasformazione colorata di questo disegno, che mi ha letteralmente scioccato. Nel senso, cosa sarebbe, raga? Una specie di piovra assassina con il cappello natalizio. Perché devi rovinarmi prima che arriva dicembre? Ecco, questo mi farà bloccare il mio amico su WhatsApp. Disegna un coniglio, chiedono a questo bambino. Se non fosse che assomiglia a una specie di tarantola con le orecchie. E infatti un bellissimo artista, un grandissimo artista, ha deciso di creare il coniglio ragno, proprio per darmi ancora più fastidio nella mia vita, no? Perché sa che i ragni mi fanno schifo, quindi dici, perché non gli andiamo ancora di più ad inserire nella mente la possibilità di avere un coniglio con gli stessi poteri di un ragno, che è gigantesco. Così almeno Alberto Xiao non dorme più e la sua vita finisce, giusto così. Torniamo dai video della professoressa, i miei alunni che disegnano delle api. Andiamo a vedere effettivamente, questa è molto carina, però immagino che non l'abbia fatta un alunno. Allora, ok. Allora, questo secondo me non è neanche malaccio. C'è di peggio. Questa neanche, molto carina. Questa pure, molto carina. Ecco, questa forse sembra tipo un ovetto Kinder, però ci può stare. Questa sembra più una mucca in realtà, non lo so. E questo non lo so cos'era, tipo una persona che è stata schiacciata e non ha più il corpo. Non ho capito. E signore e signori, è proprio parlando di mucche che decido di salutarvi con questo video, con quest'ultimo disegno di una mucca che
in realtà non è neanche poi così tanto male, se non fosse la sua rappresentazione in 3D, che sarebbe questa specie di obbrobrio con una mano al posto delle mammelle per il latte e la testa di un mastino. Buona visione. Ragazzi miei, quello che andremo a fare oggi è una cosa un po' particolare, perché sì che è vero, andremo a reagire ai disegni strani dei bambini, ma non è proprio lo stesso video che ho fatto l'ultima volta, perché gli amici del lato positivo, ovviamente vi invito ad iscrivervi al loro canale, ovviamente a lasciare like a questo video, hanno creato un video apposta per noi, sembra, perché hanno dato vita ai disegni dei bambini, cioè praticamente hanno preso dei disegni dei bambini, quindi quello c'è sempre, e hanno praticamente creato tipo delle animazioni in 3D e hanno fatto delle cose super fighe. Secondo me dovrebbe essere visto da tantissime persone. Poi io ora non l'ho visto, dura 4 minuti, però secondo me è tanta roba, dovremmo vedere ragazzi. Quindi niente, iniziamo con questo video, mi raccomando lasciatemi mi piace se non l'avete ancora fatto. Vai! Se i disegni dei bambini fossero realtà. Vai! Ok, abbiamo un gatto. Questo è il disegno di un gatto, molto discutibile. Sembra tipo un piccione in realtà, ma va bene. Ok, forse dovevo prepararmi prima, perché stanotte sta roba me la sogno. Mi rimarrà per sempre un'immagine indelebile che mi sognerò sempre, ma insomma... Diciamo che tutto sommato assomiglia a un gatto, se non fosse per le zampe da piccione, ma vabbè, quelli sono dettagli trascurabili. Andiamo al prossimo. Attenzione, una macchina. Una macchina un po'... Boh, non so raga, diamogli dei nomi. Allora, il gatto come lo chiamiamo? Io lo chiamerei Gatto Silvestro, non so perché. Gatto Silvestro. Questa macchina, macchina Simmental, anche se sembra, perché sembra molto una scatoletta secondo me, anche se non è rotonda, però, oh, raga, ma che, boh, però è vero, quando eravamo piccoli disegnavamo tutti le macchine così, non dobbiamo mentire. Ok, questo cosa sarebbe? Cioè, io non capisco già alla base. Allora, c'è il mare, e fino a qua ci siamo. Allora, credo che questo qui dovrebbe essere un granchio. E questo dovrebbe essere una specie tipo di vongola conchiglia. Un aereo. Un aereo dentro un temporale. Dai, non è male. Se non fosse per le finestre, che non è proprio tutto sto gran... Però, raga, secondo me è una figata il fatto che gli abbiano dato vita, eh. Cioè, è un'idea incredibile. Grandi quelli del lato positivo, raga. Ok, questo dovrebbe essere una specie di cane con un granchio dentro al sedere, perché non... Speciali! Ah, è un ippopotamo? Cioè, questo è un ippopotamo! Sembra un Wurstel! Ma poi cosa, perché qua c'ha una mano dentro al sedere? E perché poi gli hanno fatto la coda di paglia? Proprio nel dettaglio, raga, preciso l'hanno fatto. Poi vabbè, la dentiera, boh, sembra quella di mia nonna. Un camion? Un camion di gelati! Raga, sembra un SCP, madonna che brutto! Cos'è, raga? Sembra tipo un Decepticon. Che cos'è? Tipo sembra uno di quei mostri schifosi dei cartoni di macchine. Cos'è, raga? Ma è bruttissimo. Secondo me è meglio il disegno. Ora, non per dire, ma... Questo... Mi ha scritto Robby. Un saluto. Al maestro Moriconi. Questo è uno scoiattolo? Oddio, uno scoiattolo che sembra uscito dal film di Shark Tale. Sembra un pesce più che uno scoiattolo. Però dai, tutto sommato, diciamo che... Voglio che gli date i nomi, ragazzi, eh. Guardate che riguardi i commenti, eh. E il migliore lo metto in primo piano. Quindi voglio un macello di commenti. Non lo so, dai, questo non è poi così tanto male. Secondo me è uno di più normali, tra virgolette. Ok, questo dovrebbe essere un uccello, ma palesemente è una banana. E la cosa divertente è che, raga, l'uccello sembra avere le zampe del gatto iniziali. E il gatto ci aveva le zampe d'uccello. Vabbè. Sì, dai. Ah, è un'anatra, un'oca. Vabbè, dai, tutto sommato è un po' strano, effettivamente, eh. Però, dai, visto in 3D non è proprio malaccio. Secondo me c'è di peggio, tipo col camion degli orrori. Serpente. Ok, ho paura di quello che può uscire qui. Questo è un serpente un po' nato male, raga. Che ci volete fare alla fine? Non tutte le ciambelle nascono col buco. E non tutti i serpenti nascono giusti. Questo diciamo che è un po' una curva strana. Un po' così, dai, oh. Diciamo che al posto della lingua c'ha tipo il filo del joystick. Però insomma, siamo lì, dai. Non è proprio malaccio. Visto in 3D... Ok, questo non ho idea di cosa sia, giuro. Sembra una polpetta con gli occhi.
Raga, giuro che non capisco neanche che cos'è. Raga, non... Cosa dovrebbe essere? Tipo una specie di porco spino? Un riccio? Un riccio con poche spine. Molte poche, in realtà sembra una patata, un tubero. Come una patata? E poi questa cosa dovrebbe essere? Cioè, ci ha fatto il riccio? Perché questa non l'hanno disegnata, ad esempio? Sì, c'ho un po' troppe zampe, però insomma, dai. Un altro gatto, signori. Madonna. Che gli hanno fatto sto gatto? L'hanno investito 6-7 volte. E questo c'ha probabilmente... A lui è rimasta l'ultima vita, palesemente. A lui gli è proprio rimasta l'ultima vita, raga. Poverino. Ridotto male, Ridotto molto male. Pensa se te lo vedi di notte. Io l'ho butto in questa camera da lei. Un po'... Vabbè, dai, ci sta, dai. Carino. Coccodrillo, attenzione, A me sembra più una specie di piragna. Non so, cioè io se dovessi vedere un coccodrillo del genere credo che gli riderei in faccia. Però non mi farebbe per niente paura. Più che altro per le dimensioni. Cioè vedendolo così cos'è, tipo una formica? È una formica, raga. Cos'è, piccolissimo? E lo credo bene. Con un piede lo schiacci. Certo, c'ho molti denti, quindi secondo me il morso farebbe comunque male. Però insomma. Un altro... No, è un lupo, mi sa questo. Boh, sembra il collega del coccodrillo di prima. Cioè, come fai a disegnare un lupo così, no? Perché poi alla fine io mi metto nella testa del bambino e penso: come fa nella tua testa ad essere un lupo lui? Cioè, sembra praticamente tipo una specie di salsiccia blu con due denti in croce e un occhio che manco si vede, poverino. Cioè, poveri lupi! Che verso è? Mia madre! Raga, ma che... Ma che cos'è? Ma che animale schifoso è? Ma sembra io quando sono in bagno e mi sforzo per fare la cacca! Ma che cos'era, raga? Un mostro di Chernobyl? Sì, vabbè, se questo è un leone, guarda, veramente. Però che carino, dai, non è brutto lui. Sembra tipo un leone Chad. Sì, è vero che c'è tipo un occhio piccolissimo e l'altro che sembra tipo un pneumatico. Però sembra una ruota, tipo, non lo so. Sembra un leone che si vanta, capito? Uno di quelli che dice I'm Prada Jornada, capito? Beh, carino, dai, non è proprio così tanto male, raga, secondo me. Finito? No, come grazie. Io ne voglio vedere altri. Signori, ho trovato un altro video che tra l'altro è uscito un anno fa, di questo ragazzo che si chiama La Soffitta di Pippo. Io mi iscrivo, mi raccomando fatelo anche voi perché è giusto dare i meriti. E ovviamente lascio like al video. Andiamo a vedere se i disegni dei bambini fossero reali. Andiamo. Allora, qui abbiamo una specie di uccello strano che... Non lo so, raga. È molto carino secondo me, però lui, non è male. Cioè, lui è molto bello secondo me. È bello. Questo dovrebbe essere un coniglio. Abbiamo visto un topo che era quando un coniglio. Sembra quello di Minecraft assassino, quello con gli occhi rossi quando ti prende che ti ammazza. Vabbè, fa niente. Questa è un'altra anatra, un'oca. C'ha due bocche, non si sa come. Sarà nata strana. Una giraffa. Ecco. Boh, a me sembra tutt'altro in realtà. La censurerei quasi. Disegna tuo nonno. Il nonno. Poverino, mi dispiace per lui, insomma. Questo è un pony. Se dovessi avere un cavallo del genere, gli direi: guarda, investimi perché ho paura di te, di quanto sei brutto. Niente, i bambini sono fissati con le anatre comunque, c'è poco da fare. Sì, quella è un po' un'anatra assassina in realtà, però vabbè. Bella quest'auto. Sembra un missile che deve partire. Questi sono dei cani? C'è solo la faccia disegnata però, Bella questa foca. Buona, bella caggiosa. Ok. Anche io li disegnavo così gli uccelli quando ero piccolo, raga. Cioè, non giudichia. Madonna che brutto. Madonna, raga, che cos'è? Oh, Nemo, raga, un pesce pagliaccio. Oddio, fa un po' paura in realtà, Questo cos'è, tipo, questo cos'è, un delfino?
disegnano tutti tipo cose strane. Colibrì? Sì, peccato che sembra tipo, non lo so, una penna Bic. Bello l'elefante così, sì sì. Sì sì, io e il macellaio. Sì, anche il papà qui, boh, che sembra un mostro delle caverne. Questo è un gufo. Secondo me è più bello di quelli normali, eh. Sempre le anatre, quelle non mancano mai. Bella la farfalla, dai, carina. Ti sembra un po' un ramo con delle ali, però insomma, ci siamo. Quanti denti ha, raga? Oh mio Dio. Bello, penso a vedere un elefante del genere da lontano. O scappi o scappi. Questo è un cavalluccio marino. Ecco, forse dovevano spiegargli che non era proprio un cavalluccio. Cioè, non è un cavallo. Si chiama cavalluccio marino, ma non è un cavallo. Come questa zebra che... boh, non so da dove sia uscita, in realtà da un laboratorio. Quella dovrebbe essere una rana? Perché è una proboscide, scusatemi. Raga, questa è una volpe. Questa è una volpe, raga. Io spero che voi fan le disegnate meglio, perché altrimenti abbiamo un problema, eh. Bello sto panda, oh! Questo lo devo mandare a Steph. Bello questo rinoceronte. Il corno sembra che ce l'ha nel sedere, però. Questo sarebbe... una balena unicorno? Ciao volpi, benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi sono in compagnia di Marci e Marco. Ragazzi, dobbiamo andare a reagire ad una cosa un po' particolare. Come sapete, io ho la serie che porto avanti dei disegni dei bambini divertenti, delle cose che fanno a scuola, così. Oggi però voglio fare una reaction un po' particolare, e cioè i disegni sempre dei bambini, ma stavolta quelli più inquietanti. Ok, quindi quelli che ci fanno un po' paura, che dicono: ma che cosa c'hanno i bambini? Che qua è il problema, capito? Iniziamo da questo: biglietto d'auguri per il mio bambino di 11 anni. Allora, praticamente ha disegnato tipo una specie di scivolo, ok? In cui praticamente tipo è raffigurata il ciclo della vita di una persona. Qua sei un bambino, qua diciamo già sei ragazzino, qua sei adulto, qua sei vecchio. E praticamente alla fine di questo, diciamo, scivolo, ci sono delle spine che ti dovrebbero uccidere, che rappresenterebbero la morte. E gli ho fatto capire a sua mamma praticamente che ad un passo, cioè tipo con un piede nella fossa, capito? C'è un bambino di 11 anni che dice una roba del genere. E tra l'altro ho scritto poi la citazione, la, sì, la vita è come uno scivolo, diciamo uno scivolo acquatico, dove muori alla fine. Mi dispiace, sinceramente, ha creato un mostro la signora. Non... però, ragazzi, c'è 11 anni di visione. Sì, 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 magari è un grande adesso, ok. Una grande prospettiva futura. Okay. Vabbè, tema tipo della classe, avrà tipo, non lo so, 6 anni il bambino. No. Allora, cosa starei facendo quando avrai 100 anni? Sarai morto. Vabbè, raga, ci sta però, 100 anni ha detto che praticamente vuole evadere dalla vuole sua barra. Vuole evadere dalla sua barra, quindi tipo sarà una specie di zombie. Sì, ho capito. Vabbè, ci sta, eh. Ci sta, raga, ci sta. Io apprezzo l'idea comunque. Ok, mia cugina fa da babysitter a una bambina che non le vuole molto bene. Lei ha trovato questa lettera nella sua stanza. Non so perché, oddio, ma io non fai. Cara Valerie, vattene via dalla mia vita. E c'è un'accetta e gli ha tagliato la testa, raga. Wow. YouTube. Noi nel dubbio, dici tu, prendiamo le distanze, chiaramente. Va. Completamente da questa. Allora, lettera. Ammetto che ora sono preoccupato. Questo è il suo migliore amico. È un alieno. No, ma... è credo tipo un fantasma. Dici? È un alieno. Eh sì. È inquietante. Sembra tipo un alieno quel tizio lì. Può essere. Allora, oggi ho avuto, o mi sono divertita con mia mamma e mio padre. È il mio gatto. Credo che tipo lei abbia un immaginario, una persona immaginaria tipo il demone. Che è questo? Lei ha visto, lei mentre stava con i genitori vedeva un demone assieme a loro e lei l'ha raffigurato nel disegno. Ma? Che a quanto pare è un demone che li perseguita, perché tipo c'è scritto stavolta è il demone, esatto. Madonna, raga. Bruttissima sta roba, Ho trovato un vecchio disegno che mia sorella fece quando era piccola, in cui sacrificava degli alieni. Ok. Mi sembra un po' esagerata come cosa, comunque. Io credo che la sorella non vive più sullo stesso tetto. Sì, tuo, sì, però. Sì, sì, sì. Allora, mia sorella di 6 anni stava litigando con mio padre, quindi ha disegnato questo. Ok. Madonna, raga, però... cioè, ma sti bambini sono andati con Satana dentro. Sì, cioè... perché, nel senso... ma poi tutti che tagliano le teste, c'hanno proprio sto vizio di... hanno questa passione, sai. No, evidentemente... oh mio Dio, raga. Ho trovato alcuni dei miei disegni di quando avevo 8 anni. Il testo finlandese è... lui barra lei vive dentro di te. È tipo il diavolo, raga.
Non è bella questa cosa. Non è bella questa cosa. Sì, esatto. Infatti, tipo, uno ha risposto: spero che i suoi genitori non l'abbiano trovato. Cioè, avrebbero chiamato tipo un esorcista, probabilmente. Perché comunque lui è cresciuto e lo può raccontare. Quindi magari si libera. Esatto, esatto. Io e papà sulla tomba di mamma. No. Non è bello, cioè. Non mi sembra. Ma, ma queste cose sono veramente devastanti. Non è. Cioè, per niente aggiungerei. Cartolina d'auguri onesta. Ti amo. Aspetta. I love you. No. Cioè, no, che l'ama quando è morta, praticamente. No, alla nonna, raga. Sta, ma sta piangendo. Non è proprio scritto in italiano, pronto corretto. Stava scrivendo I love you e poi l'ha cancellato. E voleva scrivere I love you when you die, ha scritto poi. No. Poverina. La nonna sta piangendo, raga, è vero. Alla ragazza è stato chiesto di disegnare un'immagine del suo amico immaginario. Molto carino, devo dire, comunque bello. Ha un naso un po' spostato verso sopra. Sì. E vedo che la bocca ha una forma un po'... È un SCP di base, magari si guarda un sacco di video, cioè. Mi piace. Ci sta. Praticamente, tipo di base, la mamma ha chiesto al fratello più grande di far addormentare quello più piccolo. E lui l'ha raffigurato che lo soffoca con un cuscino. No, non è vero, non è, non è bella questa cosa per niente. Alla fine il piccolo Timmy non si è più svegliato, chiaramente, perché... Vabbè, i miei figli di 5 anni disegnano i suoi amici immaginari. Collo lungo, denti grandi e senza volto. Signore, guardi, gli tolga Netflix, perché magari... esatto, troppo Slenderman. La terza immagine... È letteralmente Slenderman. Letteralmente lui proprio. Okay. Sono un assistente sociale e oggi uno dei ragazzi mi ha mostrato questo disegno. Ha detto che questa donna lo segue a casa. Madonna, raga, ma c'è, cioè, ma... No, sì, sta roba... Io sto male a vedere sta roba. È un... Allora, se posso dire, un po' brutto, effettivamente. Cioè, immaginati comunque cosa pensa gli passa in testa per i bambini. Cioè... Comunque, oltre a questo, tu lo fai per lavoro, quindi non è che vivi la storia solo di una persona. Capito? Ma di tante, quindi... È brutta sta cosa, raga. Cioè, sta cosa è assurda, raga. Mia figlia di 4 anni l'ha disegnato e mi ha detto che è il mostro che mi segue sempre, ma io non lo vedo mai. Cioè, questo sarebbe tipo il papà e questo è il mostro che lo segue sempre. Sembra tipo un boss di Dark Souls, una roba del genere. Un po' brutto. Comunque, è proprio inquietante da vedere. I bambini vedono tante cose, devo dire. Sta roba un po'... Sì, hanno un'immaginazione molto... Allora, grande, grande torre pazza. No, raga, ma che... Suicide door? Questa è una porta in cui la gente si butta dal palazzo. No, c'è la c'è la lava e qua c'è un tizio maniaco che si fa che prende le sue vittime. Raga, farei fare un controllino al ragazzo. Io prenderei la ragazza che è la bambina che ha disegnato questa cosa e gli farei scrivere invece una serie di Minecraft, perché secondo me avremmo molto successo. Cioè, la fantasia non manca. Cioè, no, è inquietante pensare che un bambino possa pensare che delle persone capito in una torre dei suicidi, cioè. Sì. Incredibile, sì. Incredibile. Collina cannibalistica. Raga, ma i genitori di sti ragazzini dove sono? Raga, cioè, per me è impossibile fare un disegno così, dai. Che praticamente è gente che si mangia l'un l'altra. Guarda qua. In basso, amen, e mangiano una persona. No, ma... No. Quando sono tornato a casa dal lavoro per il mio compleanno, mia figlia di 8 anni mi ha regalato questo biglietto di auguri. Non è bello, cioè... Hanno... Sparato a qualcuno. Però c'è scritto no, not you, quindi non sei tu. Questo è Darth Vader, probabilmente. Sì, è proprio lui. La figlia di 7 anni ha un amico ombra che vede a casa di sua madre. Comunque, allora, questa roba su questa roba degli amici tipo immaginari, così, comunque, raga, ci hanno fatto 1000 film. E comunque è una cosa abbastanza comune che quando si è piccoli si ha tipo l'amico immaginario che in realtà non si vede. È vero, è vero. Un sogno di Natale. Ok, cosa sarebbe praticamente? Merry Christmas. Cos'è? Merry Death Miss. Cioè, è lui che sogna di essere tipo ucciso da Babbo Natale? E tipo, a posto di ho, ho Merry Christmas, è Merry Death Miss. Cioè, è come dire una canzoncina per dire happy, tipo felice morte, una roba del genere. Ma... Questo è Tonzo, è il mio antenato che ci fa visita passando attraverso lo specchio. È anche molto potente. Ma cos'è sta roba? Ma cos'è, raga? Ma guardate che, cioè, è veramente... È inquietante sta cosa, è inquietante un botto. Esatto, immaginazione o conoscenza? A volte è meglio non saperlo con certezza, io spero che sia solo immaginazione. Di notte.
Ok, c'è lui nella finestra. E lui che lo... No, raga, vedete che allora, a parte gli scherzi, vedete che in America queste robe succedono, eh. Cioè, è brutto, ma ti amo ancora di più quando sei morto. Cara Sara, cioè tipo è una lettera a un'amica e gli ha appena detto che la amerà di più quando sarà morta. Sempre è morta, sì. Ma, sì, ma come puoi dare una roba del genere a una persona? Ho fatto un po' di silenzio perché ho cercato di capire cosa ci fosse scritto, ma non si capisce nulla perché è tutto... Sì, beh, sbagliato. Poi chiaramente sono piccoli, cioè... Esatto. Quando tagli mentre dormi... Non, a parte che il letto è un'anguria viola. Cioè lei tipo si è disegnata e c'è un assassino che tipo la uccide. No, è un clown se lo guardi bene. È tipo un pagliaccio. È Jonathan Galindo. Ti sto guardando. No, raga, dai, non è vero. Cos'è Sauron, raga, l'occhio? Quello del Signore degli Anelli. Comunque non mi dà troppo fastidio, capisci? Ok. Gli altri mi hanno dato abbastanza turbamento, in effetti. Disegno raccapricciante. Cos'è, raga? È un mostro? Può essere. Ma che cazzo? È un tizio che morde la gamba. Dici? Ma qua c'è una mano. No. Allora, quella a destra con la freccia, in realtà, vedilo come quella roba tonda è la testa e l'altro è il corpo. Le mani che si aggrappano a una specie di essere umano. Ah, è vero, è vero. Una lettera all'inferno. How are you doing in hell? Love. Cioè, ha mandato una lettera a suo padre dicendogli come va all'inferno? Sì, esatto. No, vabbè, raga, cioè... Cioè, io penso che non sia bella questa cosa. Più scendiamo, più ci inquietiamo, eh. Lui è risorto e tu morirai. Wow. Ma raga, per me è impossibile che alcuni siano fatti da bambini. Dici? Cioè, sì, cioè, tipo, questo è troppo. Secondo te è troppo, dici? Solo questo. Cioè, questo per me è proprio il livello sopra. Mio padre ha ricevuto un biglietto dai figli del suo vicino con un inquietante disegno di Babbo Natale. Grazie per Putin. Non capisco cosa significhi. She feeling with the she felt the grazie per aver tirato su l'allegria natalizia dell'orso polare. Ok, sì, ci hanno fatto la traduzione. Grazie per aver pubblicato la Polaroid. Vabbè, comunque sta di fatto che è un ringraziamento. Il problema è che è un po' brutta la situa, eh. Un altro disegno raccapricciante del mio bambino di 4 anni. Si chiama Will. Cioè, capito? Tu immaginati nella testa del bambino che ha questa immagine qua di questo personaggino. E magari lo vedi anche reale, capito? Ma sì, ma guardate che molti dicono che fino ai 5-6 anni si possano vedere cose strane. Io, raga, vi saluto. Spero che questo video vi sia piaciuto. Ci ho un po' lasciati scioccati, in realtà. Ok, io inizio a registrare. Ciao, Volpi. Piace questo filtro? A me no, infatti è bruttissimo, lo tolgo. Ok, molto meglio questo con le nuvole. Ragazzi, oggi siamo, come si può dire, forse nel continuo della nostra serie. O forse uno spin-off, non lo so, decidete voi nei commenti. Comunque andremo a reagire ai segreti o ai messaggi. In realtà non sapevo che nome dargli, perché non andremo proprio a leggere dei segreti, ma vedrete tra poco. E niente, lasciate like, commentate, iscrivetevi. Dei bambini a scuola comunque. Ovviamente sono... in inglese, praticamente sono tipo le annotazioni, gli appunti, le lettere dei bambini a scuola divertenti. Per esempio, questo bambino scrive una lettera alla mamma. Cara mamma, grazie mille per essere mia mamma. Se avessi avuto una mamma diversa, le avrei dato un pugno in faccia e ti sarei venuto a cercare. Secondo me è un po' esagerato, capisco che tua mamma è brava, però... Ok... Test d'ingresso forse, non so cosa sia questo. Comunque ho fatto una nuova amica che si chiama Sara. Siamo diventati amici perché le ho dato un calcio in faccia e le ho chiesto scusa. Beh ragazzi, le amicizie partono anche da questo, eh. Dalle nemicizie. Si può dire? Ma io cosa faccio? Ma speciali! Qui l'alunno o l'alunna ci va diretto. Caro Mr. McMahon o McMahon, non lo so. Sei un bravo insegnante, ma non sei il mio preferito. Vabbè, l'onestà prima di tutto, secondo me, raga. Cara fatina dei denti, ho perso il mio dente il 23 di ottobre. Adesso siamo al 12 di novembre e ho perso un altro dente mangiando la pizza. Dovresti darmi $1. Non per essere cattiva, però mi devi dare dei soldi. Effettivamente, raga, i debiti vanno pagati, anche se di mezzo c'è la fatina dei denti. Caro papà, sono contento che io e Isaac staremo con te. Mancavi a me e Isaac. Spero che tu e la mamma
tornerete insieme. Che carini, quindi genitori separati, ok? Purtroppo però tu e la mamma non tornerete insieme, perché a mia mamma non piaci. Forse l'ha ferito, ma giusto un poco, eh. Caro Dio, grazie mille per il piccolo fratellino. Ma io stavo pregando per un cane. Vabbè, magari si è sbagliato, eh. Anche Dio può sbagliarsi. Avrà interpretato male il messaggio. Cara mamma e papà, non scomodatevi a prepararmi il pranzo. Non ho tanta fame. Tanti saluti dalla persona più triste nel mondo. Madonna. Qui abbiamo un altro segno di onestà pura. Mamma, ti amo a volte. A volte. Ci sta. Non sempre possiamo amare i genitori. Ogni tanto anche a noi ci fate arrabbiare, è vero. Caro fratellone, la maestra mi ha fatto scrivere questa lettera per te. Tutto quello che voglio fare è chiederti scusa perché non mi sono dispiaciuta, visto che ho provato ad essere dispiaciuta, ma in realtà non me ne frega niente. Comunque, raga, è vero che i bambini sono la bocca della verità, eh? Cioè, un'onestà proprio disarmante. Questo è un messaggio che scrive la mamma al figlio Julian. Caro Julian, have a great day significa tipo passa una buona giornata. Amore, mamma. E il ragazzino scrive: no, mi dispiace, non la passerò. Immaginati la mamma che l'aveva fatto con tanto amore. Raga, qui penso che possiamo rispecchiarci tutti in questa cosa, in questo messaggio. Mamma, non ti amo perché mi fai pulire la mia stanza. Quanta noia, ragazzi, quanta noia. Grazie mille, mamma, per avermi fatto del cibo, così non morirò. Vabbè, giusto così comunque, si muore di fame, quindi. Quando avevo 8 anni, il cane dei miei vicini faceva i bisogni sul mio giardino. Così un giorno io ho fatto i bisogni su loro. E ha disegnato lui che fa la cacca sul giardino dei vicini. Non so se è inquietante o divertente sta roba, raga. Oh, qui ci spostiamo all'amore. Cara Ashley, vorresti per favore essere la mia fidanzata? Classico bigliettino, in realtà non so se si fa più. Io lo facevo, a me lo facevano nella mia classe. Però non so, ormai effettivamente vi scrivete tutti con i telefoni. Comunque c'è sì, no o forse. La ragazza, ovviamente sotto il ragazzo scrive: per favore metti una X su sì, no o forse. La ragazza purtroppo lo mette sul no e gli dà la sua motivazione. Mi dispiace, ma ho già un fidanzato che si chiama Kyle. Ma ti assicuro che quando ci lasceremo sarai la mia prossima scelta. PS, succederà tra circa 1 o 2 mesi. Cioè tipo la ragazzina c'ha tipo l'agenda con i fidanzati, no? Lei già era sicura che tra 1 o 2 mesi si sarebbe lasciata. Pensa che roba. Andiamo bene. Io vorrei che rispondeste tutti nei commenti, raga. Qual è, se aveste un solo desiderio, quale sarebbe? Scrivetemelo qua sotto. C'è chi desidererebbe di sconfiggere la fame nel mondo, niente più guerre, soldi infiniti, essere perfetti o immortali. Poi arriva lui, che desidera una pioggia di tacos. A parte che, cioè, ora, i tacos sono tipo tutti friabili, quindi tipo arriverebbero, non lo so, tipo una tutta poltiglia a terra. E poi ma farebbero male, sì. Cioè i tacos sono duri, ti arrivano in testa e ti scassano. Ecco raga, questo forse fa pure un po' paura. Cara Valerie, vattene dalla mia vita. E ha disegnato Valerie con la testa tagliata con un'accetta. Forse un po' troppo, però è quello che vorrei fare a Odell nella vita in città. Qual è la differenza tra 180 e 158? 22. Dici come hai risolto il problema. Con la matematica. Applausi per favore. Mamma, ti amo più degli arcobaleni, più del cielo azzurro, più di qualsiasi cosa, di qualsiasi cosa, pure delle ali, delle farfalle. Ma soprattutto ti amo più delle mucche. Oh, ognuno, eh. Caro soldato, il mio nome è Donovan. Voglio augurarti un buon San Valentino, perché probabilmente non tornerai mai più dalla tua famiglia. Non so se è più scioccante il messaggio del ragazzino o il fatto che sopra c'è scritto thanks kid, perché gli ha pure detto grazie soldato. Cioè sì, ti ha appena detto che morirai in guerra. Qui ragazzi arriviamo a minacce pesanti, eh. Dacci del cibo o metteremo il giocattolo a forma di gatto sui tuoi pantaloni. Potrebbe fare paura effettivamente, eh. Bel messaggio dal super carino Evan alla mamma. Cara mamma, fammi per favore uscire a giocare fuori o distruggerò questa famiglia. Un po' meno. Ecco, questo secondo me dovreste farlo tutti se fate parte di una famiglia. Praticamente la ragazzina mette il post-it sulla bottiglia scrivendo: sa
di schifo questo qua. Ha un sapore orribile. Ecco, fatelo. Perché quante volte mi è capitato che magari la mamma facesse la spesa, no? Gli parte quella cosa strana che compra quei succhi, quelle bevande nuove. Magari il bambino o la sorellina piccola lo va a provare. Dico, fallo un post-it. Così magari, anche se mi incuriosisce, io non lo provo perché so che fa schifo. Mamma, papà, io vi amo, ma non potete farmi tagliare i capelli? Se lo fate, io non vi perdonerò mai. Amo i miei capelli. E immagino che voi non mi amate abbastanza per fare una cosa del genere. Fa praticamente un disegno del cuore spezzato e in più gli fa vedere praticamente che ci sono due secchi con le sue lacrime. Cioè piangerebbe praticamente così tanto da riempire non uno ma due secchi. Proprio bene. Sapete che in America ci sono quei libri scolastici con le foto, no? Che poi vi ricordate e vi rivedete dopo anni. E sotto ci scrivono, oltre alla foto, la citazione, diciamo, del ragazzo, che scrive: quando sarò grande voglio diventare un cane. Guarda, ambizione incredibile. Spero per te che riuscirai a rincorrere e realizzare il tuo sogno. Nessuno te lo leva, guarda. Anzi, buona fortuna. Nome: Frankie. Io riesco a fare soldi da casa, da... E lui risponde: no, non li faccio, sono mantenuto. Onestà prima di tutto. A mia mamma piace bere il vino. E disegna sotto la mamma da sola che beve del vino. Io immagino al colloquio la mamma tipo che le è caduta la faccia a terra per questa roba. Greve, raga, qui si parla di confessioni, eh. Rachel, nel momento in cui leggerai questo bigliettino sarà passato molto tempo. Scusami, scritto proprio grandissimo, ma ho letto il tuo diario segreto ad agosto, nel 21 agosto 2002. 2002, raga, allucinante, vabbè. Sono contenta che ti prendevi cura del fatto che stavi in pensiero per il fatto che Joe mi rubava delle carte. Mi dispiace ancora, Carl. È brutto quando leggi. Però effettivamente, raga, io non so chi di voi le usava più queste cose, perché ormai tanto ci abbiamo tutti i telefoni, no? Però in Italia non si è mai usato tanto il diario segreto. Voi ce l'avete mai avuto? Scrivetemelo nei commenti, voglio sapere. Questo è un messaggio per lo zio Brian. Ciao zio Brian, spero che tu stia passando un bel compleanno. Ti voglio bene, zio Brian. Come stai? Hai mai sentito parlare del diavolo? Fa delle cose molto brutte. Grazie Rebecca per avercelo detto. È giusto comunque, grazie. Grazie per l'informazione. Magari lo zio Brian non lo sapeva. Qui mi sa che il padre gli avrà dato ragione. È proprio una palla fare il genitore. Può essere, può essere. Raga, questa più che onesta mi sembra anche un po' esagerata. Cara mamma, per favore smettila di ruttare e scorreggiare sul mio letto. Cioè cos'è, una fissazione strana della mamma? Che ogni volta che le viene da scorreggiare se ne va sul letto della figlia, non ho capito. What the fuck? In America festeggiano il giorno di ringraziamento e si mangia il tacchino. Questo bambino scrive ai genitori che se gli dovessero cucinare il tacchino per la giornata di ringraziamento, lui corre verso l'oceano e scappa nuotando verso il Giappone. Buona fortuna, è un po' lunga la nuotata, però magari ce l'ha fatta. Classico bigliettino tra fidanzatini. Ti lascio, mi dispiace. PS, buon anniversario, un mese. E sotto scrive: è veramente difficile farlo. Certo, sì, cioè tu la stai lasciando e le stai anche facendo gli auguri per anniversario di un mese. Boh, della serie proprio ci so fare con le ragazze, quindi vai. Sei veramente un bellissimo essere umano. Però non sono brava a disegnare gli esseri umani, quindi ho disegnato una patata. Però le patate sono bellissime. Sono d'accordo, molto carina. E complimenti per il disegno, veramente. Questo sinceramente non so se l'ha scritto un bambino o uno psicopatico. Scorreggio tutto il tempo. Oh, va bene, che ti devo dire, grande. Niente raga, evidentemente le scorregge in America sono una moda. Perché dice, ah, purtroppo a Stacy mi dispiace perché ho scorreggiato vicino a te e mi sono pure messa a ridere. Vabbè, non c'è niente di male tra amici. Comunque è una cosa divertente, si fa, può capitare. Certo, anche vero che scrivere proprio una lettera riguardo non è il massimo, ingigantiresti un po' la cosa, ma vabbè. Credo che qui si parli o di telefoni o di computer, perché il messaggio arriva da una bambina di 7 anni che scrive: se metti una password a quella cosa, giuro che ti rendo la vita un inferno. Che per avere 7 anni, un po' di coraggio ce l'ha la ragazza, eh. Io amo mia mamma e ho un papà.
Cioè proprio amore per il padre 0,000%. Ciao Volpi, benvenuti in questo nuovissimo video. Ragazzi miei, oggi andremo a leggere le letterine d'amore dei bambini a scuola, quelle più divertenti, quelle più strappalacrime. Iniziamo subito ragazzi con questa bellissima letterina, che praticamente è la classica cosa che si faceva a scuola. Ormai penso che non la fa più nessuno, ma il foglio solito con ti piaccio e mettere la crocetta appunto sul sì o sul no. Questo ragazzo però purtroppo è qualche parente tipo di qualche filosofo, non lo so, e risponde in un modo incredibile. Regia, per favore, musica strappalacrime. Non lo so, io non conosco, non so niente di me stesso né attualmente. In più, ultimamente sto andando incontro a tantissimo stress a casa, quindi non posso dirtelo, non lo so. PS, non conosci te stesso fino a quando non arrivi ai 18 anni. E penso che sto ragazzino, sta ragazzina, non so chi sia, che ha dato la risposta, ha fatto passare a quello che ha fatto la proposta la voglia di innamorarsi, di sposarsi, di avere una fidanzata, di tutto, raga. E lo credo bene. Sono arrabbiata con te e non ti parlerò tutta la giornata di oggi e anche domani. PS, tutta la giornata. PSS, ti amo comunque, giusto per ricordarci. Cioè, sono arrabbiata, però... Non ti dimenticare che siamo fidanzati, giustamente. Ok, questa è una lettera a un ragazzo che probabilmente è un po' ottuso, perché la ragazza gli scrive: io ti amo e ho notato e non penso che tu capisca, quindi ho fatto un disegno per fartelo capire. Io e te, cioè ho disegnato due stickman che tipo sono vicini e dovrebbero, non lo so, simboleggiare loro due che tipo si amano. Un po' strano, a chi l'ha mandata, un coccodrillo, sta lettera? A mia madre. Questo ragazzi, più che una lettera d'amore, è tipo una lettera, tra virgolette, di bene verso una professoressa, una lettera affettuosa. Cara Mr. McMahon, non so come si pronuncia, sei una buona professoressa, ma non tra le mie preferite. Cioè io non so per quale motivo il ragazzino, cioè, proprio ci tenevo a farglielo notare, perché più che, non lo so, tipo avere tre in pagella non puoi guadagnare da una roba del genere. Però evidentemente è tipo una di quelle persone che, raga, quando guardate i film commenta qualsiasi cosa. Avete presente quelli che mettono sempre i puntini su lì che danno fastidio a tutti? Lui sicuramente è uno di quelli. Oppure uno che ricorda i compiti alla prof quando magari si dimentica. Ok raga, questo fa quasi ridere. Mamma, io ti amo più degli arcobaleni, più dei cieli bellissimi, più... Vabbè, sono tipo più di... dei... sono tipo dei fiori. Spiegami il perché della mucca. Cioè, stavi andando benissimo. Gli arcobaleni, i cieli bellissimi, le farfalle, i fiori e poi per finire una mucca. Ci hai dato a tua madre della vacca? Festa della mamma, lettera d'amore per lei. Cara mamma, grazie mille, tantissimo, per essere mia mamma. Se avessi avuto una mamma diversa, le avrei dato un pugno in faccia e ti sarei venuto a cercare. Questo ragazzino mi sa che da grande qualche problemino ce l'avrà. Ragazzi miei, attenzione, perché qui la cara Emma ci ha scritto una lettera quasi strappalacrime. Cos'è l'amore? 6 anni. L'amore è quando ti cade un dente, ma comunque hai il coraggio di sorridere, perché sai che i tuoi amici ti ameranno anche se ti manca un dente. Brava, bravissima. Oddio, non è sempre così. La maggior parte degli amici ti prende in giro se ti manca il dente. Però, oh, tu che stai guardando questo video, l'hai messa la sveglia al giorno 1, vero? Sì che l'hai messa la sveglia. Ragazzi, attenzione, perché qui c'è veramente dell'ingegno, eh. Allora, questi qui sono degli studenti di chimica. E lui scrive a lei: ciao, una domanda. Per caso sei fatta di rame e di tellurio? Perché sei molto cute. Praticamente, ragazzi, gli ha messo sotto la cosa della tavola periodica. Il rame è CU e il tellurio TE. E insieme è cute. Questa cosa è molto carina, devo dire. Chissà se la ragazza l'ha apprezzata. Per chi si stesse chiedendo che cosa fosse il tellurio, è una specie tipo di semimetallo, una roba del genere. L'ho letto su internet poco fa. Tranquilli, raga, io non so niente di chimica. Raga, io qua sinceramente non so se preoccuparmi. Praticamente sta ragazzina scrive a sto ragazzo: ti amo con tutto il mio culo. Vorrei dire che ti amo con tutto il mio cuore, ma il mio culo è più grande. Ora, se dobbiamo parlare a livello di volume e grandezza, sicuramente un sedere è più grande di un cuore.
Però la vedo molto poco romantica, una cosa del genere, ragazzi. Ok, questa è una ragazza che si scusa e dice: ciao Chris, ti devo chiedere scusa solo perché mia mamma l'ha detto. In realtà io non penso di doverti dire scusa, ma in questo caso, visto come l'ha detto mia mamma, presumo di sì. Ti voglio bene, Jenny. Jenny, per favore, scrivici nei commenti cosa è successo con Chris, perché vogliamo saperlo. Ragazzi, attenzione, perché quello che vediamo nei film in realtà può succedere ogni tanto. Praticamente c'è questo ragazzino che addirittura nel 2012 scrive una lettera d'amore a quella che è una presunta bulla. E gli scrive: cara Wendy, tra l'altro nome palese proprio preso da un film, ok? So che questa cosa è un po' strana, ma mi piaci veramente tanto. Non te l'ho mai detto perché so che mi avresti dato praticamente un pugno in faccia. Nonostante questo, però, gli scrive praticamente che le ha comprato qualcosa. Se accetti il mio regalo, a me farebbe veramente tanto piacere prendermi cura di te. Cioè, comunque, raga, lui è veramente, veramente carino. Se hai un fidanzato, io non sarò triste. Io ti comprerò tutto quello che vuoi, anche 100 paia di scarpe. Spero che tu abbia un bellissimo San Valentino. Ti amo, Julian. Allora, raga, io personalmente, fossi stato in Wendy, me lo sarei preso solamente per l'amore che ci ha messo, per la dedizione e per le promesse che ha fatto. Certo, non so dove avrebbe trovato i soldi per comprare 100 paia di scarpe, ma magari è il figlio tipo di uno ricco e quindi tipo come paghetta c'ha 100.000 euro al giorno. Può essere. Attenzione, ragazzi, perché ne ho trovato uno italiano. La cara Giorgia scrive a Luca: caro Luca, ti scrivo questo biglietto perché so che ti ho chiesto di essere il mio fidanzato. Però desidero essere anch'io corteggiata, che significa farmi dei doni d'amore. Cioè, praticamente, allora, in poche parole, vuole far capire che, ok, lei gli ha chiesto di fidanzarsi, però comunque vorrebbe essere corteggiata, perché altrimenti così è troppo facile. Giorgia, allora in questo caso mi sa che il caro Luca avrebbe dovuto fare il primo passo, perché tu hai fatto quello che lui avrebbe dovuto fare, praticamente. Chissà che cosa avrà risposto Luca. Beh, raga, diciamo che Luca comunque non l'ha presa tanto male. Ciao Giorgia, vuoi baciarmi sulla bocca? Ti scongiuro, Giorgina cara. Credo che l'ha lasciato, credo. Cara Chiara, ma tu mi vuoi bene? Ora che tu mi sei fidanzata, tu mi devi essere buona. Ora ti prometto che ti farò servizietti solo a te, firmato Fabio. Aspetta, ti voglio dire un'altra cosa. Che a Palermo c'è la discoteca per i bambini, il Gazebo. Vuoi venire con me? Che cos'è una discoteca per i bambini, raga? Ma poi cosa vuol dire ti prometto che ti farò i servizietti? Cioè, non l'ho capito, siccome ora sono fidanzati e lui pulisce casa a lei? Boh, non lo so, ho un po' paura, però mi fa ridere. Attenzione, perché se voi vi sentite coraggiosi, che ci provate con le ragazze a scuola, lui non lo può battere nessuno, perché scrive un foglio d'annuncio e lo mette fuori. Cercasi ragazza, sono un gentiluomo carino, voglio bene alle ragazze che incontro. Se incontro una ragazza più bella, non la lascio la mia fidanzata io, non la lascio, perché non la voglio vedere triste. Se la mia fidanzata entra in un negozio e vede un anello che costa 25 euro, io glielo compro. Non so quale anello costa 25 euro, però comunque ha fatto capire che lui è uno, va con delle intenzioni serie. Bravo, bravo, sicuramente qualcuno avrà apprezzato il coraggio, raga, questo è poco ma sicuro. Mi piacciono tre ragazzi, tutti insieme, sono amici tra di loro. Che guaio se lo scoprono. Vabbè, a me non mi interessa comunque. Lei la prende bene, raga. E poi c'è lei che ci fa un tutorial su come essere lasciati dal proprio partner o dalla propria partner. Ricordi il mio primo bacio? Un giorno cresceremo e ci sposeremo. Poi avremo figli e poi staremo insieme finché morti non ci separi. Sta ragazzina avrà avuto 5-6 anni probabilmente, e il bambino che ha ricevuto questo messaggio, secondo me, ha cambiato una scuola, pure città, per non rivederla più. Cioè, un po' meno, sì, mi metti già ansia, 5-6 anni, appena ne fai 18 che vuoi, già i figli? Anche meno. Tu mi ami? Dimostralo. Cuore spezzato. Cuore spezzato con la Q. Cuore spezzato. Cuio. In poche parole, tipo, gli voleva dire che lo ricuce, no? Molto carino, bravo, bravo. Io più te uguale amore, tu meno me uguale morte, io diviso te uguale nulla, tu per me uguale tutto. Il suo commento, che sembra quello di una correzione, praticamente di una prof, esagerazione. Posso trovarmi d'accordo col ragazzo, anche meno, queste cose si facevano quando avevamo 2 anni, tecnicamente, però l'età è quella, quindi...
Tra l'altro, ragazzi, scrivetemi qua sotto nei commenti, ma queste letterine, cioè voi le utilizzate ancora a scuola? Chi magari va alle elementari, alle medie? Cioè, effettivamente voi vi scambiate i bigliettini con Crush così, oppure ormai utilizzate tutti il telefono? Sono curioso di questa cosa. Caro diario, aiuto! Mi amano tutti. Ma scusami, zio, ma non dovresti essere contento di una roba del genere? Boh. E poi c'è lui, che con le sue doti da Casanova scrive: tu e la Clara avete i occhi da sbalo. Che dovrebbe significare: tu e Chiara, tu e Clara avete degli occhi da sballo. Però mi sa che il ragazzino si è sballato prima di scrivere sta lettera, perché sennò non me la spiego. Che bel pantalone, che brutto maglione, che bella mutandina e ancor più bella Carolina. Cringe, cringe, però per i ragazzini effettivamente è una cosa che potrebbe fare effetto. Certo, magari parlare di mutandine a 8 anni mi sembra un po' eccessivo, ma visti i tempi che corrono, forse è pure poco. Ragazzi, ragazzi, qua Monica arriva e ci dice che le regole dell'amore sono 5. Iniziamo dalla prima. Devi amare il tuo ragazzo, e fino a qua mi sembra giusto, altrimenti non sarebbe amore. Seconda, non devi farlo morire d'amore. Cosa vuol dire? Che devi amarlo, ma devi lasciargli i suoi spazi, quindi per favore piano piano. Numero 3, prima di amarlo, chiedile se ha la fidanzata. Ovviamente senza H, perché non ci deve essere. Se è una fidanzata con l'H, si può fare qualcosa. Numero 4, bacialo per vedere che effetto fa. Cioè, se tu lo baci e vomita, forse dovresti considerare l'idea di evitare di prendertelo come ragazzo, capito? Quindi evita. Numero 5, vai a casa sua per conoscere i suoi. Ovviamente perché magari non gli piaci, così. Giusto, giusto, effettivamente sì. Alla fine poi scrive: colori del tuo sorriso, tutti. Praticamente sto tizio c'ha dei denti come, boh, il rapper quello lì 69 che c'ha la dentiera arcobaleno. Boh. Caro Antonio, mi dispiace, ma la nostra, tra parentesi, mia relazione, se tu non mi ami non posso fare una coppia con te. Antonio, anche se tu mi amassi, noi due non troveremmo mai il coraggio di dircelo. Pensiamoci però, sappi che non ti scorderò mai, voglio avere una tomba accanto alla tua. E infine, non contenta, disegna pure le due tombe accanto. Ragazzi miei, che vi devo dire? Lasciate mi piace, commentate, iscrivetevi se questo video vi è piaciuto. Ciao Volpi e benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi ragazzi torniamo a reagire alle note divertenti, super mega incredibili che ci fanno spaccare dal ridere, perché mi mancava fare questi video, quindi perché no? Raga, lasciate like, commentate, iscrivetevi. Iniziamo subito con questa bellissima nota. Dopo aver scritto una lettera a voi genitori nella quale chiedevo un colloquio, l'ho consegnato a vostro figlio. Mette il nome. Dopo 10 minuti me l'ha resa indietro con la seguente risposta: certo, nel 2013, con al di sotto una firma palesemente falsa. Il ragazzo evidentemente ha coraggio, che vi devo dire. L'alunno urla una bestemmia dalla finestra mentre una suora è di passaggio. Io sinceramente non mi sento di commentare queste cose, perché ragazzi, ognuno crede in quello che vuole. Se il ragazzo credeva che era da fare questa cosa, ora non giustifico chiaramente quello che ha fatto, però saranno fatti suoi, insomma, io non dico nulla. Gli alunni applaudono ogni volta che finisco di leggere un paragrafo. Ora però scusatemi, no? Mi scusi signora professoressa che lei ha scritto questa nota. Cioè allora, se noi non leggiamo vi arrabbiate, se leggiamo, leggiamo male. Se vi applaudiamo le mani mentre leggete per darvi un contributo, vi arrabbiate. Se, non lo so, uno magari si addormenta, vi arrabbiate. La verità è che a voi professori non vi va bene niente. Non vi va bene niente. Cioè questi ragazzi belli, educati, ogni volta che la prof leggeva un paragrafo ed arrivava al punto, applaudivano per dire: oh, sta professoressa è proprio brava a leggere. Niente, s'arrabbia e mette le note. Mo. L'alunno, prima della verifica di storia, si allontana dalla sua classe per recarsi in terza C, classe in cui è presente un supplente, che ovviamente non è al corrente del fatto che l'alunno non faccia parte di quella classe. Ora il mio dilemma è: ma per quale motivo ha scritto una nota in quel registro se il tipo se n'è andato in quell'altra classe? E poi mi scusi, ma per quale motivo la professoressa che ha scritto la nota o il professore l'ha lasciato andare nell'altra classe? Cioè gli stava proprio antipatico perché voleva proprio mettergli una nota.
Questo mi viene da pensare a me, scusate. L'alunno, durante l'ora di informatica, ha mandato in stampa oltre 500 foto raffiguranti un uovo, consumando tutto l'inchiostro della stampante. Ragazzi, io so che può sembrarvi una cosa incredibile e forse qualcuno non mi crederà, ma vi giuro che a me mi è successa la stessa cosa. Non ero a scuola, ma ero a scuola lavoro. Non so se voi la fate, se la fate scrivetemelo qua nei commenti. Ero già alle superiori, ok? Praticamente eravamo all'urbanistica, che sarebbe praticamente una specie di ufficio gigante con tanti uffici all'interno, in cui praticamente tipo si gestiscono varie cose della città, appunto urbanistiche, quindi le strade, le cose della città, no? Niente, raga, praticamente ci mettono lì per farci lavorare con i computer. Siccome non si faceva, raga, letteralmente niente, era proprio la noia più totale. Io ad un certo punto ho detto: ma qua ci sono mille stampanti, fammi stampare una cosa così a caso, così mi metto a trollare un po' in classe, no? Raga, ho stampato una cosa come 500 fogli pure io, tipo erano 100, 150, ora non lo so. Ad un certo punto è arrivato un tipo dei tizi che lavoravano, che era iper mega arrabbiato e voleva sapere chi fosse stato. E qui ringrazio i miei ex compagni che non hanno parlato e non hanno fatto gli infami, perché nessuno alla fine ha detto chi fosse stato. E non mi ricordo, mi pare che era una foto tipo di Tony F della Dark Polo Gang. Non so per quale motivo facevo queste cose, però era divertente. Durante l'ora di musica, l'alunno canticchia una filastrocca piena di bestemmie e volgarità, mentre l'altro compagno lo accompagna suonando un flauto. Ora, capisco chiaramente che il testo può dare fastidio, visto che è pieno di bestemmie e di volgarità. Però comunque, stiamo utilizzando due strumenti, la voce e il flauto. Mi chiedo, professore, perché non lasciamo questi ragazzi esprimere la propria arte? Ognuno è libero di esprimere la propria arte come vuole. Se quel ragazzo pensa che quel testo lì accompagnato da un flauto può risultare una hit per l'Eurovision, ma per quale motivo lo devi fermare con una nota, dico io? Boh, questa secondo me non è una nota, questa è più una lode. Questo io la metterei nel curriculum, sincero. La classe, messosi d'accordo, continua a farmi complimenti sul mio nuovo taglio di capelli, nonostante io sia calvo. Caro professore, probabilmente i suoi alunni volevano solo farla sentire un po' più, diciamo, a suo agio, visto che comunque magari la calvizia, se ovviamente in questo caso non fosse per preferenza sua, magari è un problema, che ne so, magari gli sono caduti i capelli perché magari ormai è una persona grande, visto che in Italia l'età media dei professori varia dal paleolitico a, non lo so, tipo medioevo, magari gli alunni volevano farla sentire un attimino un po' più apprezzata. Sto scherzando, la stavano palesemente prendendo in giro, la nota è giusta, io sono sempre dalla parte degli alunni, quindi per me non lo è. Dopo aver dato il permesso all'alunno di andare in bagno, egli va in cortile e lancia rotoli di carta igienica dentro la finestra della classe. Ora, il mio... Ora, la mia risposta a tutto questo è vero che il ragazzo ti ha chiesto di andare in bagno, ok? Però non ti arrabbiare, perché tu non è che gli hai chiesto a fare cosa. Infatti il professore ne ha imparato a fare questa cosa. Se voi ci fate caso, ogni volta che voi dovete andare in bagno, molti vi dicono a fare cosa in bagno, perché magari hanno letto questa nota o hanno visto un mio video, oppure sanno già che io stavo per fare questo video e sanno che c'è la possibilità che voi andate in cortile e lanciate i rotoli di carta igienica. Cioè, alla fine quel ragazzo magari gliel'avrebbe pure detto. Siccome lui ha detto va bene, vai subito in bagno, allora ha detto vabbè, ok, allora posso fare quello che voglio, tipo pure bruciare il gabinetto, no? La classe fa a gara a chi rutta più rumorosamente durante le interrogazioni d'inglese. A mio parere è comunque un'altra lingua, Cioè c'è chi riesce a parlare ruttando e io alzo la mano perché sono uno dei primi. Quindi sinceramente va bene che non è l'inglese e la prof si può pure triggerare un pochettino, però non è in italiano. Dico, digli se stanno sbagliando. L'alunno minaccia la sottoscritta di irrigarmi la macchina se non gli annullo la nota precedente. Ecco, qui magari siamo più a livelli tipo di galera. Magari questa qui forse è una nota magari un po' più giusta. Sì, è vero, sono dalla parte degli alunni, però chiaramente se minacciate i prof di irrigargli la macchina, forse lì diciamo che un attimino si va, come si può dire, ecco, a passare quel livello di illegalità che non si dovrebbe passare. Quindi evitate, ragazzi, di minacciare i prof che magari... L'alunno inizia a prendere a testate la parete per disturbare la lezione. Si richiede controllo psicologico dello studente. Sì, nel senso, ora va bene tutto, però, cioè, per arrivare a dare testate, ok? Per disturbare la lezione, qua è una follia. E adesso io ve ne racconto un'altra, cari miei, perché voi pensate che chi prende ste note è qualcosa di incredibile.
Nella mia scuola, ragazzi, ne facevano no peggio, di più. Sapete che cosa si erano inventati i rappresentanti di istituto della mia scuola superiore? Tenetevi pronti, perché poi voglio che nei commenti mi scrivete uno che cosa ne pensate e due se nella vostra scuola qualcuno è arrivato mai a fare qualcosa di simile. Siete pronti? Lasciate like se siete pronti, eh. Allora, e scrivetemi nei commenti sì, sono pronto o sono pronta. Raga, vi dico solamente questo. Era tipo verso aprile, marzo, praticamente in questi giorni qua. Ah, tra l'altro, a proposito di aprile e marzo, io vi volevo ricordare, come vi ho detto nella intro, che dal 31 marzo al 2 aprile sarò a Romix. Farò anche il firmacopia del libro, quindi mi raccomando, venite. Se vi volete far firmare il libro, prendetelo, mi raccomando, a Romix, mi raccomando. Quindi, ricapitolando, stavo dicendo, raga, era praticamente verso marzo-aprile. E in poche parole, i rappresentanti dell'istituto, che erano praticamente tutti i ragazzi di quinta, quarto superiore, comunque quelli più grandi, raga, vanno ad un negozio di animali. Quelli che tipo vendono, raga, i conigli, tutte queste cose qua, gli animali domestici. Hanno comprato tipo una ventina di topi, i topini quelli bianchi. Li hanno messi dentro la scuola per far attuare un processo di disinfestazione. E siamo stati una settimana senza andare a scuola. Ora, ditemi tutto quello che volete, le note, tutto quello che vi pare. Raga, nella mia scuola ne hanno combinate proprio in... Non lo so, criminali. L'alunno manca di rispetto alla bidella, chiedendole il motivo per cui se la prende quando la classe è sporca, se viene pagata per pulire. Allora, io sono d'accordo e in disaccordo. Nel senso, è vero che il compito dei bidelli è quello comunque di dover pulire, gestire la classe e tutto il resto. È anche vero però che dipende dal livello di sporcizia. Cioè, se la classe è sotto sopra, che i banchi sono arrivati sul tetto, ecco, magari in quel caso ci sta che la bidella se la prende. È vero che devono pulire, però è anche vero che non è che si devono ammazzare la vita, ragazzi, eh. Cioè, questa cosa dobbiamo ogni tanto pensarci, perché comunque i bidelli o le bidelle sono persone umane. Ok, ricordiamocela questa cosa, perché vedo che comunque molti vengono trattati sempre male, e per me è sbagliato, raga, perché comunque, cioè, non hanno in meno a nessuno, cioè sono persone che lavorano come tutte. Anzi, io sinceramente sono arrivato a stimare molti più bidelli che certi professori, quindi ho detto tutto. L'alunno viene sorpreso a farsi suggerire tramite una cuffietta Bluetooth dal compagno durante il compito di fisica. Allora, qui però sono da premiare i ragazzi per l'ingegno e per l'idea che hanno avuto nell'ideare comunque questa roba qua. Perché c'è da dire rispetto, qua proprio agente 007 lì con le AirPods. Certo, raga, è vero che però dovreste nasconderle certe cose, eh. Cioè, farsi beccare dal prof così... L'alunna rimane indietro durante l'esercitazione antincendio per recuperare le sue sigarette. Vabbè, professore, scrive così. E si giustifica dicendo: queste sigarette sono più importanti di tutta questa classe messa insieme. Allora, io personalmente sono contro la ragazza, perché chiaramente sono contro il fumo. Però, sinceramente, se posso, io l'avrei gestita in modo diverso. Io avrei detto: prof, io ho recuperato le sigarette, perché metti caso veramente ci fosse stato un incendio, le mie sigarette avrebbero contribuito all'avanzare delle fiamme, perché chiaramente col tabacco, il catrame e le cose ci sarebbe stato ancora più, diciamo, incendio. Però la ragazza mi sa che non era sveglia in questo caso, ma vabbè. L'alunno, prima del compito di matematica, chiede di andare in bagno. Una volta fuori, chiude la porta a chiave, lasciando la sottoscritta e i suoi compagni all'interno. Ricordo che il compito doveva essere svolto nell'aula A3 e non in classe. Nozzi, questo è un genio, ma anche uno psicopatico criminale. Cioè, praticamente dovevano fare il compito in classe, i ragazzi, in un'altra classe. Lui, prima di andare in questa classe, ha chiesto alla prof di andare in bagno e ha chiuso la porta a chiave della classe in cui erano per non farli andare nell'altra classe a fargli fare il compito. Ma la mia domanda è, scusatemi, no? Ora, io sinceramente nella mia classe avevo praticamente i buchi sul tetto e si vedeva la classe sopra, che comunicavamo e ci passavamo le merende così, no? Però, scusatemi, ma quale classe, quale scuola ha le chiavi dentro le porte, scusatemi? Cioè, quale pazzo farebbe una roba del genere? Cioè, tu con gli alunni che sono dei leoni, delle iene imbufalite, tu lasci le porte con le chiavi messe? Complimenti al preside di sta scuola, cioè, non lo so. Secondo me lui dovrebbe tornarci a scuola, perché mi sa che non ha capito proprio come funziona, boh. Alla domanda come si chiama il dio del vino per i greci, l'alunno risponde con una bestemmia. Si chiede...
si chiede colloquio urgente con i genitori. Vabbè, magari non la sapeva comunque, per dire. Poi, non so quale fosse la bestemmia e non vogliamo saperla, però. L'alunno, alla richiesta del perché fosse arrivato in ritardo di 40 minuti, risponde: non trovavo il cucchiaio per fare colazione, così ho usato la forchetta. Ah, ecco, ora l'ho capita dopo. Giustamente con la forchetta, essendo che ci sono tutti i buchetti sotto, il latte scende, quindi ci vuole una vita. E vabbè, poverino, raga, almeno è stato onesto, cioè. L'alunno disturba la lezione dando testate al muro, come quello di prima. Sarà una moda, raga, io non la so sta cosa, boh. L'alunno giustifica l'assenza del giorno precedente scrivendo: pensavo fosse domenica. Questo tutto il giorno cosa ha fatto? Non ha visto il calendario? Boh. Nonostante i miei richiami, l'alunno peregrina per la classe peregrina per la classe senza meta. Cioè, ma chi è che ha scritto sta nota? Dante Alighieri? Cioè, gira per la classe? No, peregrina. L'alunno, richiamato dalla docente perché non seguiva la lezione e perché utilizzava il cellulare tenendolo collegato alla presa per ricaricarlo, risponde con testuali parole: io pago le tasse e con quello che pago in questa scuola dovrebbero... Allora è censurato, ma penso l'abbiate capito. Io chiaramente non lo dirò. Andiamo avanti. Molto cattivo e soprattutto ricordati che le tasse le paga tuo padre, non tu. L'alunno si scioglie ripetutamente i capelli per dimostrare al sottoscritto che lui li ha e io no. Visto? Visto che non gli va bene niente? Cioè, allora, se uno va dal professore Calvo e gli dice io ho i capelli e tu no, si prende la nota. Se gli fai complimenti cercando di farlo sentire apprezzato, ti mette la nota. Non gli va bene niente. Gli alunni, Tizio e Caio, i quali pensavo fossero assenti, alle 10.05 del mattino escono dall'armadio. Cioè, questi praticamente, facendo finta, no? Ipotizzando che la scuola, come tutti, inizia alle 8:15, sono stati praticamente 2 ore all'interno dell'armadietto. Come non sono morti asfissiati, lo sanno solo loro. L'alunno grida Italia, incitando la classe a dire uno più volte. Questo è un classico, un evergreen, complimenti al ragazzo, però. L'alunno offende ripetutamente la sottoscritta chiamandomi weekend. Ah, perché la professoressa si chiama Domenica, non c'è... Per festeggiare la sufficienza presa in fisica, l'alunno spara un fumogeno dalla finestra dell'aula. Ecco, questo forse è leggermente esagerato, magari. Arrivare a proprio sparare i fumogeni forse... avrei evitato, insomma. L'alunno, egiziano, tra parentesi, continua a ripetere la parola, la leggete lì, poiché l'altro alunno l'ha convinto voglia dire dito. Ah, perché siccome il ragazzo è egiziano, non sa bene l'italiano... Vabbè, ho capito. Molto cattiva questa cosa. L'alunno, durante l'ora di chimica, mescola sostanze a lui sconosciute, urlando: si può fare! L'alunno ha storpiato il nome di Re Salomone in Re Salamino. Non contento della bravata, lo ha storpiato nuovamente in Re Prosciuttino. Espulso dalla classe, si piazza dietro la porta esclamando: avanti un altro! Fingendosi salumiere. Chiedo seri provvedimenti. Ma il ragazzo si è inventato un lavoro comunque. La classe non mostra rispetto per l'illustre filosofo Pomponazzi e ne altera il nome in modo sceno. Io, ragazzi, dopo questo vi saluto perché non voglio neanche immaginarlo, anche se l'ho immaginato, che cosa fosse questo nome. Noi ci vediamo alla prossima. Vi ricordo di preordinare il libro, vi ricordo del Romix, stanno arrivando tantissime bellissime cose. Ciao Volpi e benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi, ragazzi miei, andremo a reagire nuovamente alle note più divertenti che hanno fatto a scuola. Basta alunni versus prof, prof versus alunni, perché non avevo più idea di fare le copertine in quella serie. Quindi ritorniamo alla normalità. Lasciate like, commentate, manco ve lo dico ovviamente, iscrivetevi. Ho paura. Allora ragazzi, qua carichi perché iniziamo veramente a bomba, attenzione. L'alunno, dopo la consegna della verifica, la lancia fuori dalla finestra dando la colpa al vento. Se questo è riuscito, nonostante la nota, a ripetere il compito, io voglio stringergli la mano, dico solo questo. L'alunno blocca la serratura del bagno delle femmine per costringerle a recarsi in quello dei maschi. Quale sarebbe l'obiettivo precisamente? L'alunno sostiene di giustificarsi per lutto familiare, purtroppo, ma risulta che la nonna sia morta e risorta almeno 5 volte. Madonna, sì, cambia scusa o cambia familiare.
Cioè, inventati qualcosa, madonna, mi sembra un po' troppo. Povera nonna, 5 volte l'ha fatta morire. Manco Gesù. L'alunno, alla richiesta di vedere i suoi genitori, risponde con arroganza: le porto una foto. Non è che lei, la professoressa, non è che ha detto portami i genitori in classe. Fammi vedere i tuoi genitori. Quello ha preso una foto, giusto così, raga, secondo me. Non ha sbagliato nulla. L'alunno insulta in lingua italiana i ragazzi tedeschi dello scambio culturale. Magari gliene volevo insegnare 4, eh. Non per forza era molto... non era aggressivo. Ma poi, cioè, dalla censura, quando è lungo il suo nome, scusatemi, come si chiama? Sol, matta, facca. L'alunno guarda Peppa Pig durante l'ora di informatica, non seguendo la lezione di JavaScript. Io penso che ci siano priorità nella vita, e se tra queste c'è un episodio di Peppa Pig, alzo le mani. Alzo le mani, alzo le mani. L'alunno smonta la cattedra durante l'ora di matematica affermando che doveva restaurarla? Troppo. Questo raga è veramente oltre ogni limite dell'immaginazione. Ma come la smonta? Ma come ha fatto a smontarla? Si è portato il cacciavite da casa? L'alunno, chiamato all'interrogazione di storia, così, propone di giocarsi il voto a briscola. Secondo me è un metodo comunque relativamente, come si può dire, creativo per avere un voto. Io, nel professore, avrei accettato. Però vabbè, purtroppo sono tutti perfetti. L'alunno, durante l'ora di scienze, fa lo sgambetto alla sua compagna di classe e si giustifica con testuali parole: non ho mai visto una stella cadere. Penso nemmeno lei, nonostante insegni scienze, quindi le ho fatto un piacere. Non ho capito, non ho mai visto una stella cadere, era tipo un complimento alla ragazza a cui aveva fatto lo sgambetto? Cioè non capisco praticamente, tra il bullismo c'è anche il romanticismo? Come ha fatto ad unire entrambe le cose? Sto tizio è un visionario. Boh. L'alunno parla con il termosifone ignorando completamente la lezione. Mi piacerebbe sapere il nome della scuola. What? 20 alunni su 22 hanno marinato la scuola per saltare la verifica di matematica assegnata il giorno precedente. Aspetta, non ho capito. Questi hanno marinato la scuola il giorno dopo? Non ho capito. L'alunno entra in classe 40 minuti dopo il suono della campana con un volante in mano che dopo un'attenta analisi scopro essere il mio. Chiedo sospensione e risarcimento dei danni. No raga, non ci credo, aspetta un attimo. Cioè questo ha fatto 40 minuti di ritardo in classe perché ha smontato il volante dalla macchina del prof? Raga, ma che scuole ci sono in Italia? Ma questo è un carcere minorile, scusatemi. Ma che coraggio hai di fare una cosa del genere, zio? L'alunno incolpa il governo per il mancato svolgimento di compiti di fisica. Boh, non capisco il nesso in tutto questo, però dici tu nel dubbio è colpa della Meloni. Ci sta. L'alunno, dopo aver preso un'insufficienza in storia, inizia ad insultare me e i miei antenati in dialetto napoletano. Vabbè, antenati, storia. Magari ha preso l'interrogazione in un altro modo e voleva stupirla, prof. Lo studente mangia delle arachidi durante la verifica di filosofia, sostenendo che questo, che queste lo aiutassero a ricordare meglio il filosofo Socrate. In base a cosa? Magari a Socrate piacevano le arachidi, non lo so sinceramente, io sono ignorante in materia, per carità. Dopo aver fatto scena muta nell'interrogazione, l'alunno chiede di avvalersi dell'aiuto del pubblico. Certo, la scuola è chi vuole essere milionario, giustamente, no? Buonasera! L'alunno, durante l'ora di informatica, ha cambiato la posizione delle lettere della tastiera, creando una bestemmia. Cioè, pensa a prendere una nota del genere, questa è da incorniciare letteralmente, penso. Questa te proprio la racconti ai tuoi figli tra 20 anni. L'alunno, durante l'ora di supplenza, tenta di costruire un castello di carte ed ogni volta che gli cadono le carte urla e bestemmia contro i suoi compagni. Ok, la scuola è un circolo praticamente, presente tipo dove si riuniscono gli anziani per giocare a carte? Lui. Durante l'ora di inglese, in classe è presente un canarino in una gabbietta. Nessuno vuole ammettere che sia stato a portarlo. Raga, ma in che senso? La classe, incamminandosi verso il teatro, grida ai ragazzini della scuola materna che stavano giocando in cortile: Babbo Natale non esiste. Non ci credo. L'alunno messaggia tramite Instagram con mia figlia e chiede al sottoscritto se è libera questo pomeriggio.
Come ha fatto a scoprirlo? Raga, questo non so se l'avevo già visto, ma l'alunno commercia illegalmente hot dog durante la mia ora. Chiedo immediatamente l'intervento del dirigente scolastico. Ma mi scusi, signor professore, ma che male c'è se un ragazzo magari fa degli hot dog e li vuole vendere ai suoi compagni di classe? Perché illegalmente... Oddio, non si potrebbe fare. Sì, è illegale, mi dispiace ragazzo, non... Raga, questa è incredibile. Al cambio dell'ora, gli alunni chiudono la porta della classe, simulando la presenza di un insegnante in classe. Le due docenti attendono fuori dall'aula per 12 minuti. Cioè, questi tizi hanno fatto finta che ci fosse già la prof in classe. Hanno guadagnato praticamente un quarto d'ora. Complimenti, rispetto. Durante la lezione di educazione fisica, quindi in palestra fuori diciamo dalla scuola, l'alunno chiede al muratore presente fuori dall'istituto 50 euro di cambio. Quando viene accontentato, l'alunno tira fuori soldi del Monopoli. Eh? L'alunno arriva in classe e si siede vicino alla compagna. Alla mia richiesta di cambiare posto risponde con testuali parole: mi sono seduto qui perché devo rimorchiarla per San Valentino, se no lo festeggiamo io e te. Rivolto alla sottoscritta. Non è vero che l'ha fatto sul serio, raga, non ci credo. La classe, durante la verifica di matematica, guarda fisso il soffitto. Dopo 20 minuti, alla mia richiesta di spiegazione del perché non stessero facendo il compito, rispondono con: stia tranquilla, prof, stiamo aspettando una grazia di Dio. Quando non ce la si fa, non ce la si fa, uno le prova tutte. Gli alunni, durante la ricreazione, si divertono con una bottiglia lanciandosela a vicenda. Per errore, presumo, uno dei due calcia la bottiglia dalla finestra, la quale finisce in testa al preside. Sì, ma che probabilità... Cioè, queste sono tipo quelle che... Ste robe succedono solo nei film. Che probabilità ci poteva essere che succedeva una roba del genere? L'alunno non ha svolto il dialogo di filosofia assegnato per casa. Richiamato solo verbalmente, risponde in modo filosofico. Boh, ok, filosofo, vabbè. A suo dire con: non ho fatto il compito per casa perché non ho una casa. La battuta squallida è stata accompagnata dagli applausi della classe, i quali lo chiamano il nuovo Cartesio. Ok, gli alunni, mentre sono chiamati ad essere interrogati, parlano in arabo in tal modo che io non possa capire. Continuano ad osservare il sottoscritto e a scambiarsi battute. Presumo che mi stiano prendendo in giro. Giorni di open day, che è praticamente adesso. La classe bestemmia davanti ai ragazzi delle medie durante la loro visita al nostro istituto. Non contenti, invitano gli stessi studenti a non iscriversi alla nostra scuola. Che bella immagine. Questa è diretta, veloce e indolore. Nota disciplinare: l'alunno butta in faccia al compagno una fetta di prosciutto. Perché? Perché? Questa penso che sia da Oscar. L'alunno ha fatto l'ennesima scena muta dicendo che risponderà solo in presenza del suo avvocato. Io non lo so, cioè veramente ragazzi, perché poi alla fine tu leggi le note e dici vabbè, si fanno ridere, ma voi immaginatevi i compagni che hanno vissuto questa scena. Veramente. Per festeggiare la sufficienza presa in fisica, l'alunno spara un fumogeno dalla finestra dell'aula. La Madonna, se prendeva 10 che faceva? Faceva crollare tutto l'istituto. Dio santo. In classe volano patate e altri ortaggi. Chi li ha portati? Questo voglio sapere io. Solo questo. L'auto della professoressa di storia è bersaglio degli sputi dell'alunno. Cioè praticamente gliela ha ricoperta. Io spero che questo sia uno scherzo. L'alunno si autoestrae un dente nell'ora di filosofia? No raga, non può essere. Cioè non si è tolto un dente da solo. Non è vero. La classe festeggia il Natale con 6 mesi, 7 mesi di anticipo o 5 di ritardo. Beh, effettivamente immaginatevi la situazione proprio. L'armadio della classe è tagliato a metà. Cosa si è portato? Una sega elettrica? Come ha fatto a tagliare? Come hanno fatto a tagliarlo? Hanno collaborato col bidello. Hanno creato, non lo so, una mafia. Vabbè, qui abbiamo il cugino di iShow Speed. Per chi non lo conosce, spero che qualcuno di voi lo conosca. L'alunno abbaia durante la lezione. Vabbè. La classe interrompe la lezione per tagliare i capelli all'alunno. Ok. Questa credo che ha un non so che di epico, ragazzi, veramente. L'alunno assente dalle ore 12.03, rientra in classe alle ore 12.57, quindi ben 54 minuti dopo. Attenzione, con un nuovo taglio di capelli. Cioè questo è uscito a mezzogiorno, se n'è andato dal barbiere, si è tagliato i capelli ed è tornato.
Penso che sia tipo la cosa più illegale che puoi fare a scuola. Nota dell'insegnante di latino: l'alunno è entrato in aula dopo essere stato per 20 minuti al bagno. Aprendo la porta con un calcio, ha fatto una capriola e ha puntato un'immaginaria pistola verso l'insegnante dicendo: ti dichiaro in arresto, nonnina. Io questo l'avrei espulso perennemente da tutte le scuole d'Italia, perché non so se è troppo cringe o troppo troppo. Boh, raga, io non ho parole, veramente. L'alunno giustifica l'assenza del giorno precedente scrivendo: credevo fosse domenica. L'alunno, sprovvisto di fazzoletti, si sente autorizzato a strappare una pagina della Divina Commedia per soffiarsi il naso. Ho capito, sì, se quello è raffreddato, magari si fa ogni volta, dà fastidio ai compagni. Pensa al bene di tutti, cioè la Divina Commedia la ricompri. L'alunna disegna inquietanti personaggi con le orecchie da coniglio durante la spiegazione di arte. Chiedo l'intervento di uno psicologo, mi sembra un po' troppo, eh. L'alunno rientra dopo 35 minuti dal bagno affermando che il bidello l'aveva sfidato a poker e che lui doveva sfidarlo. E ho capito, una sfida è una sfida, eh. Ok, attenzione, qui ne abbiamo una super carrellata. Allora, l'alunno chiede l'elemosina ai compagni per procurarsi del cibo. Vabbè, ci può stare. L'alunno mangia una confezione maxi di Nutella a mani nude durante l'ora di epica. Cos'è, un uomo di Neanderthal? Il crocifisso dell'aula è stato rovinato. Il Cristo ora ha disegnata sopra una maglia della nazionale. Come l'alunno appicca il fuoco alle gambe del compagno? Ma chi è Piton? L'alunno tenta invano di cancellare con la gomma la testa del compagno. Spero fosse pelato, perché la gomma sui capelli penso faccia un po' male. L'alunno si picchia da solo durante l'ora di religione e cerca di incolpare l'altro alunno per le menomazioni subite. L'alunno è sospeso per giorni 4 e 5 ottobre per aver lanciato in palestra, come fosse un giavellotto, una scopa. L'oggetto ha centrato in pieno la nuca del prof, che è dovuto ricorrere all'infermeria, non ci credo, raga. Gli alunni hanno fatto trovare una bambola nuda con una testa staccata, con sopra un biglietto con su scritto: è il tuo momento. Bello, sicuramente per fare paura a una prof. Iniziamo, signori, da questo bellissimo compito in classe. Compito di matematica. La professoressa chiede: Carlo ha 36 caramelle. Fino a qua mi pare giusto, no? E ne mangia 31. Carlo mangia anche 6 fette di una torta con 8 spicchi. Praticamente Carlo è un animale, perché boh, vabbè. Cosa ha ora Carlo? Giustamente l'alunno risponde: il diabete, punto. Carlo ora ha il diabete, ce l'ha pure specificato, perché giustamente dopo 31 caramelle 8 e 5 fette di torta, se sei vivo, boh, inginocchiati proprio con i ceci sotto le ginocchia e chiedi la grazia a Dio, perché non lo so, boh, sarà il suo preferito o robe simili. Ci spostiamo dai compiti ai temi. Molti mi dedicano tantissimi temi, ragazzi, mi dicono sempre: Xiao, sai, oggi di italiano ho fatto un tema su di te. Io amo queste cose, quindi quando lo fate, mi raccomando, scrivetemelo sempre. E il tema di oggi è: pensa a cosa significa per te studiare. Per me studiare è come la stitichezza. Cioè, proprio miglior modo di definire quest'arte, raga, la stitichezza. Proprio, avete presente quando non potete andare in bagno? Studiare, uguale, la stessa cosa. Io penso che molti in questo video saranno d'accordo. Scrivetemelo nei commenti, ma forse non c'è neanche bisogno. Penso che, boh, forse, cioè, se c'è qualcuno che mi segue, ama studiare, devo starnuti dire. Ho detto una cavolata, studiate, ragazzi, stavo scherzando, ovviamente. I temi mi hanno staggato, torniamo ai compiti di matematica. Lorenza afferma che la dissequazione di un mezzo x minore di x è soddisfatta per ogni numero reale x. Allora, io già vi dico solamente che mi devo andare a misurare la febbre, perché mi sta venendo sicuro. Mi sento proprio già venire ogni volta che vedo numeri. Lorenza ha ragione? La domanda del problema è: e giustamente, no? Io dico: ma scusami, se il protagonista, se la protagonista di sta storia è Lorenza, come dice l'alunno? Ma perché non lo chiede a lei, che è tanto una brava ragazza, no? Perché la fai a me la domanda se è Lorenza quella che lo afferma? Ecco, perché cosa c'entro io in sta storia, scusami? Cose da pazzi. Ma ti pare che certe domande le devi fare a me? Ragazzi, teneteci pronti, perché qui c'è dell'incredibile. 18 ottobre 2016, compito di grammatica. Bisogna scrivere le parole opposte alle parole che sono scritte appunto a sinistra. Buono, cattivo, giusto, opposto, chiaro, scuro e poi originale, cinese. La cosa divertente, lo sapete, non tanto il cinese, che vabbè, già siamo lì proprio alla follia, perché il ragazzino pensa che originale e cinese sono tipo le marche dei vestiti. La cosa che fa più ridere è che la professoressa, per correggerglielo, gli ha pure scritto falso. Ah, aspetta.
Perché falso giustamente è il contrario di originale, quindi non era per fare il meme. Vabbè, comunque era sbagliato, ok? Ecco, questo credo che sia uno dei compiti contemporanei, perché giustamente la casella chiede, la domanda è: sei femmina o maschio? Cioè, la casella femmina, la casella maschio, e poi giustamente all'alunno o alunna gli viene in mente: scusami, ma dov'è la casella trans? Con sottoscritto: niente discriminazioni, virgola, grazie. Più chiaro di così, raga, io non saprei cosa dirvi. Allora, ragazzi, io credo che qui ci sia dell'illegale. Io non capisco come sia normale una cosa del genere. Compito in classe: spiegare attraverso funzioni matematiche il modo in cui è possibile trovare una donna. Cioè, il professore praticamente che ha fatto sto compito in classe, non lo so, è uno stupido. Comunque, per trovare una donna servono tempo e denaro. E già siamo proprio alla follia. Ma vabbè, donna uguale tempo per soldi. Il tempo è denaro, quindi tempo uguale soldi. E fino a qua ci siamo. Quindi donna uguale soldi per soldi. Ok, quindi la donna è uguale a soldi al quadrato. Ok, il denaro è la radice di tutti i problemi. Pensandoci, è vero, tutti i problemi, non tutti. Però una grandissima parte di problemi la puoi risolvere con i soldi. Quindi soldi uguale radice quadrata di problemi, perché fondamentalmente li risolve tutti. Quindi donna uguale problemi. Io non c'entro niente, ragazzi, non sto ridendo, giuro, non sto ridendo. Prendetevela con chi ha fatto sto compito, io non ci posso fare niente. Qui, ragazzi, oltre che un chiaro esempio di intelligenza a livello di Einstein, abbiamo anche un esempio di onestà, perché nella vita è giusto essere onesti. Marco afferma che per ogni numero naturale n maggiore di 0, n alla seconda più n più 1 è un numero primo. Marco ha ragione, giustamente lui dice: guarda, io sinceramente voglia di calcolarlo non ne ho. Quindi, sinceramente, siccome sono un bravo ragazzo, io gli do fiducia. Perché io mi fido di Marco. Marco lo afferma. Vabbè, noi ci fidiamo di Marco. Io vi giuro che io questi ragazzi li stimo. Perché anch'io avrei voluto rispondere così. Peccato che la mia professoressa mi avrebbe dato mazzate. Però vi giuro che l'avrei fatto, ragazzi. Vabbè, raga, io a questo non mi soffermerei neanche più di tanto, perché penso che sia un classico che tutti conosciamo. Cosa si concluse nel 1896? Il 1895, come è vero che nel 2023 si concluderà il 2022. Allora, chi sono le persone chiamate Beppe e Carlo nel messaggio? Beppe è un nome di... Ok? Carlo è... molto meglio. Io non credo che abbia... forse ha letto male la consegna. Capita a scuola, per carità. Però non credo che dovevi giudicare i nomi. Oh, vabbè, raga, ci sta. Ragazzi, io credo che qui ci sia dell'incredibile. A casa, quale lingua parli la maggior parte delle volte? Mi raccomando, barra una sola casella. E da lì dici tu, vabbè, italiano, ci sta. Sotto ha barrato e creato la casella elfico. Sarà il papà di Lesara, non lo so, il figlio di Legolas, di qualcuno di Gandalf, del Signore degli Anelli, non lo so. Ah, ragazzi, quanti messaggi ogni giorno che mi arrivano, che mi dicono: ciao, i miei professori ce l'hanno con me, mi trattano sempre male. E infatti, povera Anna, perché qui Anna afferma che in uno stesso intervallo di tempo i due treni percorrono la stessa distanza. Anna ha torto, perché? E giustamente la compagna che la vuole difendere dice: no, non è vero, Anna ha ragione, volete solamente metterla in cattiva luce. Voi professori cattivi dovete dare ragione ad Anna, perché se Anna lo afferma, Anna ha ragione. Mai farli vincere quei vecchiacci. Prova la X. Eccola. Ha trovata. Gli puoi dare torto, è una X, l'ha cerchiata, gli ha fatto pure proprio la freccetta. Io la premierei solamente per questo. Ecco, questi sono quei classici alunni che un domani saranno sulla Luna, nello spazio, nella Stazione Spaziale Internazionale, perché gli chiedono nel test di ingresso: in che anno sei nato? A. Vengo dal futuro. Sei femmina o maschio? Unicorno. Non c'è storia, vecchio. Unicorno. Proprio levatevi di mezzo, perché io comando con i test d'ingresso. Io gli avrei messo 10 solo per questa roba qua. Probabilmente l'hanno espulsa o espulso. Però andrò, rispetto. E ragazzi, ricordatevi una cosa: nella vita mai porsi limiti.
c'è chi vuole essere un unicorno, ma c'è anche chi nella vita vuole essere un castoro. E voi, professori, non siete nessuno per negarglielo. Perché se invece di portarsi il panino col salame e il prosciutto si vuole portare l'albero da sgranocchiare, tu devi fare i fatti tuoi. Immagina di professori che pensano che io sia serio e che tipo mi fanno rinchiudere in un manicomio. Sarebbe divertente. Attenzione, attenzione, perché qua oltre agli unicorni e ai castori abbiamo anche chi nella vita è molto furbo. Perché gli chiedono qual è il punteggio medio ottenuto dai 100 studenti dei due gruppi. Ovviamente la consegna è sopra, non ve la leggo perché sennò diventate più vecchi dei vostri nonni. Ma lui, astuto, sono un mago, non svelo mica i miei trucchi. E la cosa divertente è che il risultato sotto, magia. Professore, tu non saprai mai la soluzione, perché sennò poi che bello c'è, raga. Se spelle il trucco, è la fine. Poi, raga, si sa, nella vita è tutta questione di priorità. C'è chi, come lei, invece di fare le prove in valsi che verranno consegnate direttamente al ministero, scrive: raga, a parte gli scherzi, io ci tengo a farvi sapere che mancano 3 giorni al concerto di Marco Mengoni. Voi che state lì a farvi le prove in valsi, tutti imparati... 3 giorni? Marco Mengoni! Non so se rendo. Raga, io sto tizio o tizia, vi giuro che gli avrei dato 10 solo per il coraggio che ha avuto. Compito di storia. Descrivi brevemente la prima guerra mondiale. Sono tutti morti. Il voto. Vergognati. 3. Ma io dico, scusami, ma ho sbagliato? Sono morti tutti? E poi, scusami, la consegna c'era scritto descrivi brevemente. Più breve di così? Raga, io giuro che sto morendo. Io so che questo non c'entra niente. Possiamo farci un altro video dedicato. Se volete scrivetemelo nei commenti sulle note a scuola. Però la giustificazione dei genitori... Signora professoressa, nostro figlio non ha potuto fare i compiti delle vacanze estive perché ieri è stato male. Firmato a papà e mamma. Cioè, i compiti delle vacanze estive perché ieri è stato male. Signora, io non vorrei dirle niente, ma le vacanze estive durano 3 mesi, Cioè, scusate, dove siete andati tutto questo tempo? Ecco un'altra prova in valsi abbastanza contemporanea. Grazie per aver risposto al questionario. Di niente, andiamo. Tranquillo, poi ci andiamo a fare un aperitivo quando vuoi, non ti preoccupare. Una domanda. Quanti sono i quadrati in questa cornice? A me lo chiedi? Cosa vuoi da me, scusami? Quale tra i seguenti numeri non può rappresentare la probabilità di un evento? Lui, il compito, il bro, dice al compito come svolgersi da solo e scrive: beato chi lo sa, perché io sinceramente mi dispiace, ma non è roba mia, mi dispiace. Raga, io non so chi sia lui o lei, ma ha vinto letteralmente tutto. Quale pensi sia la migliore soluzione per la sovrappopolazione? Hunger Games. Allora, io vorrei partecipare. Posso essere il primo? Prego. Voglio partecipare, vincerei. Buona visione. Ok, in questo episodio non saremo solo italiani, ma bensì internazionali, perché ci sono anche in America le scuole. Non so se lo sapevate, ma sì, ci sono anche in America. E quindi ovviamente ve le tradurrò io, anche se i compiti sono in inglese. Non vi preoccupate che fanno ridere lo stesso. Iniziamo col primo. Il problema dice: inciampi mentre corri nel parco e ti sbucci un ginocchio. Odio quando succede. La soluzione per il ragazzo non è tipo, non lo so, chiamare un'ambulanza, un medico, un amico. No, no, ti tiri su e affronti la cosa come fanno i veri uomini super giga chad. Oh, e ognuno affronta le cose a modo proprio, scusatemi. Secondo problema, domanda. Bobby ha 40 centesimi, a Amy invece ne ha 30. Quale bambino ha più soldi? La risposta infatti ovviamente è Bobby, perché ha 40 centesimi. Però sotto giustamente la maestra vuole il ragionamento e gli chiede: come l'hai capito? Fammi vedere il tuo pensiero. Si è disegnato lui che pensava a Bobby. Questo, ragazzi, se non è il figlio di Einstein, io non lo so, penso che sia tipo un genio incompreso. Cioè proprio... qua non solo gli ha fatto vedere come ha pensato a Bobby, che gli ha fatto vedere proprio, veramente, proprio l'immagine gli ha fatto. La consegna chiede di scrivere 10 parole che sappiamo scrivere correttamente, quindi qui si parla di probabilmente scuola elementare. Il ragazzino scrive 10 parole che so scrivere correttamente, sono piovra, 7, 2. Direte voi, Xiao, dov'è il problema? Il problema è che 10 parole che so scrivere correttamente...
l'ha preso tipo dalla consegna quasi tutta. Quindi tipo in realtà lui ha fatto solamente 7, 2 e piovra. No, anche sonno in realtà. Beh dai, però non sono tutte parole, o sì? Boh, vabbè raga, sono più scemo io di quello che ha fatto il compito. Questo è molto pesante, però raga, oh, se i bambini dicono queste cose non è colpa di nessuno, eh. Domanda nel problema. Cosa pensi possa far funzionare un matrimonio? Risposta: dire a tua moglie che è bellissima anche se in realtà sembra un camion. Io credo che non sia vera questa cosa, cioè penso che potrebbe distruggerlo il tuo matrimonio pensandoci. E soprattutto, ora come ora, non penso che potresti fare un body shaming del genere. Quindi boh, se sto bambino avesse fatto un compito del genere tipo ora, probabilmente l'avrebbero messo tipo, non lo so, sopra la scuola, tipo a buttargli pomodori addosso. Quesito: Evan dice ai suoi compagni che le persone che compongono la sua famiglia hanno in totale 14 gambe. Non so se sono degli alieni o perché tipo sono 2, 2, 2, 2, 2. Quinton gli risponde che allora la sua famiglia deve essere composta da 7 persone, perché giustamente se hanno 14 gambe, 7 per 2 fa 14. Ha ragione Quinton, ed è giusto, sì, assolutamente sì. La risposta però qual è? Risposta: sì, perché 14 diviso 2 fa 7, ma non tutte le persone hanno due gambe. Sapete che cosa ha fatto? Ha messo il link di un sito per i veterani di guerra. Per chi non l'avesse capito, qualcuno della sua famiglia ha perso la gamba in guerra e quindi gli ha scritto: vai su www.veteranidiguerra.org per vedere chi non ha veramente le gambe. Questa è stata veramente crudele. Ok, qui allora devo dire che in realtà, nonostante io abbia 23 anni, ci ho messo un po' a capire la consegna, quindi posso capire il ragazzo o la ragazza che hanno sbagliato. Praticamente in questo compito devi scrivere quale... No raga, giuro che non l'ho capita neanch'io. Cosa vuol dire scrivi O? Il ragazzo ha scritto tutto O e è sbagliato, ma non ho capito cosa si deve fare. Boh, io mi vergogno. Compito di biologia. Quesito: disegna una cellula, in inglese vuol dire cella praticamente, vegetale, e indica nelle parti principali. Ha disegnato un fiore imprigionato con 0 finestre, le barre di ferro. Un po' troppa immaginazione. Comunque ha capito male, perché cell, praticamente cell, in inglese vuol dire sia cellula che cella. Quindi magari era piccolino, poverino. Spiegateglielo piuttosto di criticarli, bambini. Domanda: cosa farai quando avrai 100 anni? Risposta: uscirò dalla tomba. Questo probabilmente è un parente di Mercoledì Addams, è un pazzo scatenato. Chiaramente però 100 anni, sì, ma chi ci arriva? Poi in Italia, ancora peggio in America, che quelli mangiano solo hamburger praticamente. Aspettative di vita un mese c'hanno. Già i neonati c'hanno la maionese a posto del sangue. Scherzavo ovviamente, però. Domanda: trova la differenza fra 8 e 6. Risposta: l'8 è riccioluto, il 6 no. Certo, l'8 c'ha la permanente, il 6 c'ha i capelli lisci, giustamente. C'ha senso, magari voleva vedere la differenza estetica, no? Qui ragazzi sono sempre i miei preferiti questi qua, sinceramente, perché qua si parla sempre di onestà. Spiega come sei giunto alla soluzione del problema numero 4. Risposta: con la matematica. Dico io, è sbagliato? Per me sinceramente no, perché ha usato la matematica per risolvere il problema. Dice: vabbè, ma noi vogliamo sapere il procedimento. Troppo, pagami, dammi i soldi e te lo dico. Non è che qua si fa tutto gratis, ogni cosa a suo prezzo, eh. Preferiresti trovarti su un'isola deserta da solo o con una persona che odi? Spiega il perché. Preferirei stare su un'isola deserta con una persona che odio, così avrei qualcosa da mangiare. Sai che effettivamente è un punto di vista che io non avevo mai considerato. Mi ha cambiato la vita questa cosa, devo dire. Grazie a chiunque abbia fatto questo compito, complimenti. La figura seguente dimostra la teoria dell'evoluzione di Lamarck, la teoria dell'evoluzione di Darwin, i principi di Malthus, le teorie di Lyell e sui cambiamenti del passato. Risposta: l'immagine mostra che le giraffe sono animali senza cuore. Perché praticamente, raga, nell'immagine, nelle prime immagini ci sono due giraffe grandi, tipo due genitori, e la figlia. Nella seconda ci sono due giraffe che continuano a mangiare, e quella piccola che non è arrivata alle foglie e sta morendo di fame. Nella terza è morta e loro continuano a mangiare. Quindi giustamente lui ha detto sono senza cuore, perché... E dagliela un poco di foglia, poverina, a quella che non ci arriva. Effettivamente... Sì, oltre che le teorie, proprio gli ha sbarrato la X. Effettivamente è vero, potrebbero essere degli animali senza cuore. Visto così è veramente brutto, perché pensano solamente a loro stesse. Cioè praticamente per 3 immagini di fila si sono ingozzate di foglie e quella poverina è morta di fame. Cioè dagliela un pochettino, poverina, passagliela, cioè... Ok, qui mi sa che come sempre abbiamo avuto, ragazzi, un errore di comprensione nella consegna.
perché è sbagliato. Come viene definita la scienza che classifica gli esseri viventi? Dovrebbe essere tipo una cosa come sistematica, l'avevo letto una volta su internet. Lui però ha risposto razzismo, perché pensa che giustamente classificare gli esseri viventi significava tipo metterli uno sul livello più alto rispetto a un altro, no? Non in quel modo, gli esseri viventi si intende tipo, non lo so, i mammiferi, non lo so neanche io. Va bene, razzismo, è sbagliato, non si fa, non classifichiamo niente, andiamo avanti. Questo sinceramente, ragazzi, ha fatto male sinceramente pure a me. Tema: parla del tuo compagno di banco. Svolgimento: sono seduto da solo. Effettivamente, no? In una classe con dei banchi divisi, come fai a dare il tema parla del tuo compagno di banco se effettivamente non ho un compagno di banco? Ok, raga, qui torniamo un po' indietro nel tempo con il tema Covid. Problema: in una pizzeria ci sono 22 tavoli da 4 persone, 15 tavoli da 6 persone e 8 piccoli tavoli da 2 persone. Quanti clienti possono mangiare nello stesso momento? Risposta: nessuno, perché in zona rossa le pizzerie sono chiuse e falliscono pure, aggiungerei. Fa una piega? A me non mi pare. Comunque, ragazzi, io penso che dopo sti video che sto facendo, bisogna far capire ai professori che devono spiegarci meglio le consegne. Trova il volume e l'area del cilindro. Gli ha scritto sushi, perché sembra un sushi roll, è la verità. Sembra un sushi roll, quelli che ordini nigiri, com'è che si chiamano? Uguale, identico. Uguale, trovi differenze? Magari gli è pure venuta fame, poverino, a quello. Ok, siamo tornati con la serie della vecchiaia. Come ti vedi tra 100 anni? Così. Non serve che io dica nulla, penso che il disegno dica tutto, raga. Ok, qui abbiamo Emma che ci prende una bella F, che è un voto bruttissimo, ovviamente, perché secondo me ha sbagliato l'indirizzo scolastico, perché alla richiesta di trovare la X all'interno di quell'equazione disegna tipo Ronaldinho che chiede what? Bel disegno, ombreggiato, sfumato, però si va a tenere l'artistico piuttosto che in una scuola normale, perché evidentemente non siamo proprio, cos'è, un logaritmo, boh. Ok, raga, qui siamo veramente a livelli allucinanti. Qua non solo l'alunno, pure il professore, alla richiesta di parlare dell'argomento in inglese e riassumerlo, il ragazzo disegna un meme scrivendo no, e il professore scrive scusami correggendo e disegnando il suo tipo avatar strappando il suo compito a penna rossa. Qui secondo me bisogna fare l'applauso a entrambi, eh. Qui, ragazzi, quello che c'è scritto sotto effettivamente è vero, perché torniamo a parlare di opposti: morte, vita, pro, noob. Attenzione, poi vabbè c'è speranzoso così, però la parola noob al posto di pro è qualcosa di allucinante. Io gli avrei dato 10, il professore gli ha dato 2. Evidentemente non si guarda i video di Minecraft. Tema sulla mamma: amo mia mamma perché è il tema, e la risposta di questo ragazzo è: amo mia mamma perché mi dà la carta igienica quando finisce. Oh, ognuno, ragazzi, sono punti di vista, dico che gli volete dire comunque. Questo è per la serie, no, io non sono assolutamente per maloso o per malosa. Diario di Biancaneve, che ovviamente spiega come scrivere tra le righe. Cioè, utilizza lo spazio sotto per scrivere delle cose che magari non vuoi dimenticarti. La risposta, la scritta è: non dirmi cosa fare, Biancaneve. Sei arrabbiata con l'immagine. Boh. O meno. Scrivi un numero che sia inferiore a 40. Scrive 20. Perfetto. Sotto: come fai a sapere che quel numero è minore di 40? La risposta: perché sono intelligente. Giusto? Giustissimo. Chi è il tuo eroe? Papà. Perché consideri questa persona il tuo eroe? Perché è molto coraggioso. C'è qualcosa di cui il tuo eroe ha paura? Mia madre. Ed è vero, ragazzi, troppo vero, troppo vero. La mamma quando urla fa paura pure tipo ai grizzly, non lo so, boh, ai leopardi della vita in città, tutto. Allora, questo è un vecchio compito che risale al 2012, però io penso che sia tranquillamente fattibile anche adesso un commento del genere. Il compito, vabbè, dice tutte le cose che si devono fare e poi sotto, ovviamente, come regola, non utilizzare la calcolatrice. Il ragazzino scrive: perché non la calcolatrice? È il 2012. Questa è una cosa che io mi chiedo. Pure se arrabbia scrivendo non commentare, basta commenti. Ha fatto bene.
ancora nel 2022 non vogliono che usi quasi la calcolatrice. Questo ragazzino è veramente, veramente, veramente un genio, ragazzi. Praticamente la consegna, tipo, sapete presente quelle punizioni o comunque quelle cose che i professori o le maestre ti dicono: scrivi per tot volte una frase, no? E in questo caso la frase è tipo: starò fermo, tipo una cosa del genere, forse perché avrà fatto un macello. Cos'è che ha fatto praticamente per risparmiare tempo? Praticamente per la I, per le L e per le T ha fatto praticamente delle linee rette, vabbè, ha fatto delle linee, ha tirato delle linee praticamente in tutto il quaderno. E poi tipo per le T ci ha messo le linee e invece tipo per le L tutto dritto, dritto, dritto. Non ha, ovviamente poi vabbè, la S, la I e la W le ha dovute scrivere. Però insomma, quanto tempo effettivamente ha risparmiato facendo questa cosa? Secondo me è stato veramente molto, ma molto, ma molto bravo. Io l'avrei tolto dalla punizione, gli avrei pure messo tipo un 10 così, a caso. Signori, oggi iniziamo con un evergreen praticamente della scuola, perché siamo sulle prove invalsi. E la domanda del test è: quanti giorni ha febbraio in un anno bisestile? Tutti sappiamo che febbraio c'ha giustamente 28 anni, ma nell'anno bisestile ne ha 29. Però questo è proprio quando uno è così tanto bravo che vuole strafare, non solo gli ha scritto 29, 30 ne ha novembre, con aprile, giugno e settembre, di 28 ce n'è uno e tutti gli altri ne hanno 31. Cioè lui non solo ha messo la risposta giusta, gli ha pure inserito la filastrocca. A questo qui, se non l'hanno messo presidente della Repubblica, io sappiate che mi ribellerò. Questo l'avrete visto probabilmente tutti negli invalsi. Mi raccomando, non girare la pagina finché non ti sarà detto di farlo. Giustamente quello gli risponde: oh, stai calmo, non è che... chi la vuole girare la pagina? Ma chi è che c'ha voglia di fare gli invalsi poi? Ok, passiamo a delle domande un po' più particolari. Il seguente grafico rappresenta le posizioni assunte da un corpo in funzione del tempo. La posizione S sono i chilometri e il T e T ovviamente sono le ore, quindi il tempo. Questa secondo lui è la rappresentazione grafica, cioè praticamente l'omino, il corpo si muove piano piano, arriva alla punta del grafico e poi si ammazza. Allora, questo probabilmente è quello che vivono gli alunni facendo le invalsi. Però ragazzi, non fate queste cose, piuttosto consegnate in bianco, perché forse mi sembra un po' esagerata come situazione, insomma. Ragazzi, attenti perché questa qui vi giuro che va esposta in un museo, eh. Allora, abbiamo un problema. Questo, la protagonista di questo problema si chiama Marcella, che fa 3 telefonate. Marcella però afferma che la prima telefonata costa sempre meno delle altre 2 che deve fare. Marcella però dice ci ha torto. Perché? Risponde la nostra amica: perché con 30 euro puoi fare quante telefonate vuoi. Marcella, passa Vodafone. Scusami, uno glielo consiglia pure, eh. Vedendo queste risposte, il mio desiderio di tornare a scuola, vi giuro che sta aumentando a dismisura. Quest'anno ha incontrato il personaggio di Ulisse, che tutti voi ragazzi conoscete. Uno giustamente gli chiede: ricordi dove precisamente? Sì, nel libro di letteratura. Ora io dico una cosa, no? Il professore leggendo si può pure arrabbiare, ma dico, gli puoi dare torto? C'è Ulisse nel libro di letteratura? Esiste più Ulisse? 10 a mani basse. Ok, compito di lingue, in questo caso spagnolo. La consegna ve la leggo per chi non riuscisse a capirla. Usa i comandi per dire a tua sorella di fare, diciamo, determinate cose, no? La risposta è: mi dispiace, non ho una sorella. Voto meno 7. Cioè, questo l'hanno disintegrato proprio. Cioè, dopo queste risposte che ha fatto praticamente a compito, letteralmente proprio la sedia si è trasformata in un siluro ed è uscito fuori dalla scuola, perché secondo me non lo vogliono manco nelle campagne a raccogliere le patate, sto tizio. Andiamo bene. Quante volte ci è capitato nella nostra vita scolastica di avere dei compiti con delle consegne che non si capiscono? Come questa ragazza, che a cui viene chiesto: quali di questi pasti fai in un giorno? Pensa a ciò che fai di solito in una tua giornata, tipo colazione, spuntino metà mattina, pranzo di mezzogiorno, merenda pomeridiana, cena e spuntini serali. Lei giustamente li ha sbarrati tutti, perché li fa tutti. Però ci tiene a precisare: io non sono cicciona, ho un buon metabolismo. È la classica giustificazione perché si scofana tutto e pesa comunque 2 kg. Voi che siete dei demoni, vi dovete spiegare come fate. Perché io vado ogni giorno in palestra, ragazzi, per potermi permettere di mangiarmi lo schifo. Però esistono delle persone, evidentemente, non lo so, che boh, gli ha partoriti Zeus, che loro si possono mangiare pure 50 pizze al giorno, ma c'hanno gli addominali. Alieni?
ditemelo voi, io non lo so. Ragazzi, io non so se qualcuno di voi si ricorda la buona vecchia Lorenza dello scorso video. Lorenza che affermava le dissequazioni a sto giro. Non è Lorenza, ma è Lorenzo Fragola. Cioè, gli hanno pure cambiato sesso praticamente a sta ragazza, capito? Un macello è successo. Cosa? Non conosci Lorenzo Fragola? Hashtag fuori c'è il sole. Raga, questo non so se mi cringe, ma ha fatto anche abbastanza ridere. La piazza non può contenere molte persone, più o meno 150.000 partecipanti. Mostro i calcoli che ho fatto per trovare la risposta. Ho copiato XT. Torniamo alle classiche domande che ci facciamo sempre, no? Sei femmina o maschio? Lui non ha risposto né femmina e né maschio, ma ha aggiunto una nuova opzione. C. Vuoi controllare? Così dici, io mi offro. Poi se tu vuoi... Signori, qua siamo davanti ad un'opera d'arte. Se non mi lasciate il like, vi giuro che mi arrabbio, eh. Compito di recupero di storia. Cioè, spiegatemi chi si fa rimandare di storia. Già è qualcosa di allucinante. Voto 2. Però, leggiamo. Descrivi brevemente le principali azioni attuate dall'imperatore Adriano. Le azioni più importanti di Adriano sono gol contro l'Udinese, gol contro Milan e qualche altro gol di destro. Così, giusto per aggiungere. 0 su 3. Il suo impero fu caratterizzato da efficienza e tolleranza. Esponici qualche esempio. Era tollerante solo con i compagni di squadra. Il resto li odiava tutti. Portieri, difensori, eccetera. Comunque la squadra avversaria, no? Chi fu il successore di Adriano? Ibrahimovic. Come sappiamo tutti, insomma. E il predecessore? Boh, penso Vieri. Può essere, può essere. Parla della relazione con Antino. Solo dicerie, Adriano era sposato normalmente, però si ubriacava. Commento della prof. Questa proprio mi mancava. Cioè, raga, io non so chi è il professore che ha corretto questo compito, ma solo per la creatività e l'impegno che il ragazzo ha impiegato per questa roba, io almeno uno gliel'avrei dato. Per l'impegno. Poi ditemi voi se sbaglio, però... Comunque, per chi non l'avesse capito, Adriano era un calciatore dell'Inter di tantissimi anni fa. Io giuro sulla mia vita che se questa roba è vera torno a scuola. Mi rifaccio l'asilo da zero. Esame di logica. Nome Anna. Data oggi. Vabbè, già da lì. Ok. In che battaglia morì Napoleone? Nell'ultima. Ora, sarà molto generica. Però, comunque, siamo lì. Dove fu firmata la dichiarazione di indipendenza? In fondo alla pagina. Ci sarà stata scritta tutta la dichiarazione prima, no? Il fiume Tamigi in che stato si trova? Attualmente liquido. C'è l'acqua, è un fiume, giusto. Qual è la prima causa di un divorzio? Il matrimonio. Perché giustamente se non ti sposi come fai a divorziare? Io fino ad ora errori non ne ho visti. Comunque, cos'è che non puoi mangiare mai a colazione? Il pranzo e la cena. Ecco, questo secondo me è un errore. Perché per dire, no? Quante volte, magari il sabato sera, no? Ti mangi, ti ordini una bella pizza. Scrivetemi qual è la vostra pizza preferita nei commenti che vi leggo. Ti mangi la pizza, per esempio. E poi magari, che ne so, non la mangi tutta perché il cornicione... Perché magari il bordo è troppo spesso. Così. E l'indomani mattina, raga, la pizza fredda vuoi mettere? O che te la riscaldi nel microonde? Colazione con la pizza. Quindi qui gli avrei dato un errore. A cosa assomiglia metà mela? All'altra metà. Fermi tutti perché non è finita. La professoressa ha chiamato i genitori dicendo: siete a conoscenza di come va vostra figlia a scuola? E loro rispondono: certo, in autobus. Ora, o sta famiglia è proprio Arlecchino fatto a persona, oppure hanno creato proprio un teatrino fatto apposta per prendere in giro i professori. Perché io posso capire l'alunna che già di suo, però pure i genitori, non me ne vogliate, ma questa è della serie far ridere ma anche riflettere. Esercizio numero 11, tra l'altro il mio numero preferito. Giovanni ha 90 centesimi e Carlo ha un euro. Chi ha più soldi? Carlo, giustamente. Mostra il tuo ragionamento. Carlo, praticamente questo qui, cioè quello, l'omino, sarebbe Giovanni, triste, che pensa a Carlo perché giustamente c'ha più di 10 centesimi in più di lui. Ora, c'è anche dell'emotività comunque in tutto questo, eh. Sti ragazzi che stanno crescendo, mamma mia, ragazzi, veramente, tutti dei filosofi. Questa probabilmente sarebbe stata la mia risposta qualche anno fa. Se in una tasca dei pantaloni hai 100 euro e nell'altra 50 euro, in totale che cosa hai? I pantaloni di un altro, perché sicuro non sono i miei con 150 euro in tasca, ma magari se c'avevo 5 euro per comprarmi le gole, non erano pure assai. Quando si dice i bambini sono la bocca della verità, tema, esprimi un pensierino per la festa della mamma. Svolgimento: la festa della mamma è ogni volta che il papà porta i soldi a casa. Fine.
breve, coinciso, intenso e pure emotivo. Perché secondo me la maestra si è messa a piangere per la situazione familiare del ragazzino o della ragazzina. Ragazzi, questa non è la risposta ad un compito, ma vi giuro che l'ho voluta inserire per tutti voi, perché io lo so che tra di voi c'è qualcuno che lo fa, che sta guardando questo video. Mi presti la penna rossa? Non ce l'ho e te lo scrivo con la penna rossa, perché le penne sono mie, me le ha comprate mia mamma e tu non me le tocchi. Tu che stai guardando questo video e hai il coraggio di chiedere le cose in prestito a scuola e poi non le ridai, o ancora peggio, io ti do la mia penna dal mio arsenale di penne e tu che fai? Mi giro i 5 minuti dopo che te l'ho prestata e te la vedo mangiucchiarla? Così poi io non me la riprendo più, perché sai che mi fanno schifo queste cose. Il peggio vi dovete passare, no scherzo, scherzo, però ragazzi vi prego, non ve le mangiate le penne. Portatevele da casa, un euro con 52 centesimi costa una penna, le trovate per terra. Disegna esseri viventi, umani, animali, piante, tantissime cose. E disegna esseri non viventi, gli umani a terra, proprio stesi così. Questo sapete cos'è? Questo è il test per entrare a far parte dei ministri della salute italiana, perché sappiamo che è gestita benissimo, quindi... Si torna a parlare di temi. Passa il treno, svolgimento, io mi scanso, voto, io ti boccio. È meglio essere bocciati che finire sotto il treno. Effettivamente non ha tutti i torti il ragazzo, eh. Ora, capisco che la professoressa si sarà pure arrabbiata, però... Ci sta uno che si scansa se passa il treno, voglio dire, non è che... Questa qui è una delle risposte che tutti voi vorreste dare ma che non avete il coraggio di dare. L'anno scolastico volge al termine, esprimi un pensierino sulla chiusura della scuola. Finalmente, punto! Questa penso che sia la chiusura di un video migliore del mondo. Tema, i giovani e la crisi. Risposta, c'è talmente tanta crisi che non ho manco i soldi per comprarmi neanche una penna e questa sta pure per finire e la penna si è finita. Ragazzi, non so a voi, ma a me solo vedere questa grafica di nuovo sinceramente un po' mi fa venire da piangere, perché l'anno scorso mi ricordo che ogni settimana ci spaccavamo di sti video e io sarò felice di riportarli qualora vi dovessero ripiacere. Iniziamo dalla prima nota perché oggi ne abbiamo un paio. Iniziamo con qualcosa di abbastanza chill. Grossi fa lo scimmione in classe, nel vero senso della parola, proprio attenzione, nel vero senso della parola, e dopo numerosi richiami riesce a stare tranquillo. Che cos'è uno scimmione veramente? Un gorilla? L'hanno dovuto sedare a sto tizio praticamente per farlo calmare? Boh, ma poi scimmione in classe, cioè, voi ve la immaginate la situazione? C'è il tipo che inizia a fare tipo come King Kong. Non oso commentare questa roba, andiamo avanti. La classe, dopo ripetuti richiami, continua a simulare un insistente terremoto battendo i piedi sul pavimento. Cioè, questi praticamente sono stati così pazzi scatenati, che non lo so, saranno stati tipo 30 in classe, hanno fatto letteralmente venire un terremoto in classe. Cioè, immaginatevi la prof lì che tipo non sapeva cosa fare, perché questi completamente impazziti, che pur di saltare la lezione, hanno simulato un terremoto. Bella però, mi piace, molto innovativa. Come roba sicuramente avrei dovuto prenderla come spunto quando ero piccolo. Ragazzi, questa fa venire da ridere solo per il fatto che il file dell'immagine si chiama foto giungla. Ma vabbè, andiamo avanti. La classe viene colta da raptus animaleschi al rientro della ricreazione e si esibisce in versi da giungla. Cioè, letteralmente, sti professori che hanno scritto ste note, ragazzi, secondo me sono tipo, non lo so, dei poeti mancati, che non lo so, perché proprio, cioè, ci mettono impegno nello scrivere ste note. Qualcosa di incredibile. Cioè, raptus animalesco, penso che io non l'ho mai sentito in tutta la mia vita come frase. Eppure, cioè, capi, suona bene, dici, cioè, questa è una signora nota, cioè, io ho preso questa nota, capito? Io me ne vanterei per tutta la vita. Poi non so chi è stato a prenderla, ma... Ragazzi, tenetevi pronti perché questa è un'opera d'arte incredibile. Ve la leggo. Al mio ingresso trovo gli studenti in piedi con atteggiamenti inopportuni. Francesco... Si chiama così il ragazzo, lo chiameremo solo Francesco, spiega che sono stati tutti colpiti da un attacco fulmineo di amnesia cronica, che per chi non sapesse cosa fosse l'amnesia è tipo quando perdi la memoria, cioè non si ricordavano più niente. E iniziano a domandarmi: chi sei tu? Cosa ci fai qui nella nostra aula? E per quale motivo ti vesti in quel modo orrendo? Il tutto finisce con: chiedo sospensione immediata e frequenza obbligatoria per tutti i presenti. Cioè, letteralmente, praticamente, questo ce li ha devastati. Cioè, non solo li ha sospesi, ma gli ha letteralmente chiesto di essere sospesi. Quindi praticamente loro dovrebbero andare a scuola, ma prendendosi l'assenza. Wow, questo professore secondo me merita veramente, non lo so, il premio Nobel. Però veramente anche i ragazzi, cioè raga, tutto bene, io ero una bestia a scuola, ma inventarsi di avere un'amnesia cronica, cioè tu immaginati che entri il professore e gli dici chi sei tu perché sei nella mia classe. Fuori di testa. Allora raga, qui non c'è
la firma. Io spero vivamente che questa nota sia fake, perché sennò non lo so. Simone, nonostante i continui richiami, continua a rosolare Würstel sul suo grill portatile e li vende a 5 euro ai suoi compagni. Cioè, io, allora, solitamente quando un prof mette una nota, di base mette la firma. Quindi penso che sia fake, ma sì, se letteralmente questa nota è vera, Simone, ti prego, scrivimi su Instagram che io ti devo stringere la mano, amico mio, perché non è normale una roba. Cioè, tu ti sei messo a vendere Würstel in classe, cioè ti sei portato un barbecue portatile e ti sei pure fatto i soldi. Cioè, l'hai iniziato a vendere a 5 euro. Cioè, non solo sei un imprenditore allucinante, che secondo me, tipo, se sta nota è vera, sto tizio avrà fatto i miliardi. Cioè, letteralmente, immaginati il prof che entra o la prof che entra in classe e vede sto ragazzo che sta cuocendo Würstel che li vende ai compagni a 5 euro urlando tipo come un venditore ambulante. Wow. Cioè, per quanto una nota possa essere una cosa negativa, perché alla fine lo è, provo una certa invidia verso questi ragazzi che l'hanno presa, perché mi sento tipo nessuno io, letteralmente. Cioè, per prendere una nota del genere devi essere, non lo so, boh, Iron Man. B, chiede l'aiuto da casa durante l'interrogazione, quindi tipo una specie di simulazione di chi vuole essere milionario. Dopodiché è trae il cellulare e chiama realmente a casa, dando poi la risposta sbagliata. Cioè, non solo questo ha fatto un bordello per chiamare a fare l'aiuto da casa, ma chi gli ha risposto, quindi la madre e il padre, hanno pure sbagliato, cioè gli hanno pure dato la risposta sbagliata, capito? Cioè, non solo lo scherzo, pure la beffa. Ti sta bene, amico mio, mi dispiace, ci hai provato, bel tentativo, perché se ti avessero dato la risposta giusta, io da professore ti avrei messo 100 e lode, però purtroppo, secondo me avevi fatto già abbastanza. Ci sta però, complimenti, per almeno per il pensiero. L'idea sicuramente ci sta. L'unica cosa che mi viene da pensare leggendo RSAGF, che sono i cognomi abbreviati, organizzano gare clandestine di tricicli per i corridoi della scuola, a me l'unica cosa che mi viene da pensare è che o è stata fatta alla scuola materna, oppure veramente se sti 5 ragazzi si sono portati veramente dei tricicli in classe per fare gare clandestine. Cioè, ragazzi, veramente, io non lo so, alzo le mani, perché io letteralmente a ogni persona che becco dico io a scuola facevo un bordello, un casino, ma questi qua in confronto sono dei... Letteralmente, c'è proprio da mettere in gabbia e non farli più uscire. GE si affaccia alla finestra e urla: mamma, preparami il pollo e salutami la nonna. O sto ragazzo abita davanti scuola, oppure non si spiega. Io non ho parole, veramente. Cioè, c'è sempre peggio stiamo andando, raga. Io non so dove andremo a parare con sta roba, eh. Alla mia richiesta di aprire il libro, nome dell'alunno risponde in modo squallido che deve prima trovare la chiave. Cioè, cos'è uno scrigno il tuo libro? Scusami. Ma almeno inventatene una migliore, no? Cosa c'è? Il libro di Hogwarts di Harry Potter che lo devi aprire con la chiave, se no si mangia le persone? Non ci posso credere. Questo era veramente proprio da espellere da tutte le scuole d'Italia solo per la risposta, raga. Ragazzi, io continuo a pensare che ci sia veramente la mano di qualcuno di diabolico, perché non è... Durante il compito di scienze, Lombardi torna dal bagno urlando a fuoco! La classe di istinto inizia a correre fuori dall'aula, provocando allarme in tutta la scuola. Cioè, questo... richiamo a giudizio del consiglio di classe degli studenti. Cioè, questo qua praticamente per saltare il compito di scienze si è inventato che ci fosse un incendio in classe a scuola. Cioè, ha fatto scappare tutta la scuola, raga. Cioè, per saltare il compito lui con la sua classe, tutta la scuola se n'è andata fuori. Ti dico, da un lato sono pure contento, perché almeno queste benedette prove di incendio finalmente sono servite a qualcosa. Però sì, secondo me è un po' troppo grave così. Cioè, posso capire ti fai buttare fuori tu, ma mettere in subbuglio tutta la scuola. Però immagino che comunque il compito l'avranno saltato. Non so cosa gli avranno fatto dopo, sicuramente niente di buono, però tanta roba. L'alunno GN fa esplodere una pallina di farina, ok, sulla verifica di Epica, e nel pulire alza tutta la farina, così che la classe debba uscire dall'aula coperta di farina. Chiedo provvedimenti. Cioè, ma quando ve ne inventate, raga, per saltare i compiti? Ma questo è letteralmente un attentato alla prof. Cioè, letteralmente un attentato alla prof. Cioè, questo si è portato una bomba di farina per saltare il compito, che sicuramente ci sarà riuscito, perché la farina, raga, veramente fa un bordello allucinante. Complimenti al ragazzo, comunque. Su disposizione del dirigente, quindi qua, raga, si fa sul serio, il preside addirittura, si annota quanto segue. L'ultimo giorno prima delle vacanze di Natale, che tra l'altro non vedo l'ora, raga, che viene il Natale, lasciate mi piace e commentate qua sotto se anche per voi la vostra festa preferita è il Natale, perché io lo amo il Natale, ma vabbè. La classe non risulta avere svolto alcuna lezione. Perché, vi starete chiedendo? Tutti gli alunni, con una manifestazione sicuramente eccessiva di festosa goliardia, si sono presentati a scuola con abiti ecclesiastici, quelli della chiesa, dal frate al pontefice, così
mascherati girando per la scuola durante le ore di lezione e inscenando spettacoli di dubbio gusto, hanno irrispettosamente impartito benedizioni e rappresentato liturgie sacre. Cioè praticamente questi qua sono arrivati a scuola vestiti tipo da suore, da preti, così, e hanno iniziato a fare tipo le messe con l'incenso, hanno iniziato a dare l'ostia alla gente. Questa non me l'aspettavo. Questa secondo me a livello attuale supera tutte le altre che abbiamo letto, raga, perché più di quello della classe che va a fuoco. E questa è una roba allucinante, cioè qua proprio siamo a livelli incredibili. Un film ci hanno fatto questi. L'alunno rientra dopo 35 minuti. Attenzione, raga, 35 minuti è più di mezz'ora, dal bagno, affermando che il bidello l'aveva sfidato a poker e che lui doveva sfidarlo. E giustamente, se ti sfida il bidello non puoi assolutamente rifiutare. Capisco il ragazzo. Capisco. Oh, professori, ogni tanto mettetevi nei panni di noi alunni. Se ti sfida il bidello a poker, come fai a dirgli di no? Come fai a dirgli di no? Perché tu dici, ma devi tornare in classe. Sì, e poi come fai, scusami? Tutto il giorno il bidello c'è. Sempre c'è il bidello, che poi ti odia perché non hai giocato con lui a poker. Prendetela col bidello piuttosto che prendertela con me. È lui che mi ha sfidato, non io. Attenzione, qui diventiamo professionali con le note di classe viva. Lo studente si diverte a schiacciare con i piedi il cartoccio del succo di frutta durante la lezione di scienze. Cioè, anche solo farti mettere una nota del genere, secondo me è proprio da stupidi. Cioè, tu nella collezione di note che hai avuto, o ti mancava questa e allora dici, vabbè, me la faccio mettere, perché sennò non si spiega. Cioè, o collezioni le note e ti mancava questa, perché c'è. L'alunno torna dal bagno portando con sé una stampante. A tale ingresso la classe ride sguaiatamente. A parte il ride sguaiatamente, ci sono professori che nel 2023 ancora scrivono come il medioevo. Ma dove l'ha trovata la stampante il tizio, raga, scusatemi? Cioè, la cosa che mi viene da pensare che tipo è andato al bagno, se l'è fatta prestare dal bidello, ma come hai fatto a prenderla? Cioè, immaginati che tu vai dal bidello e gli dici, al prof gli serve la stampante, staccala e dammela tutta. Cioè, solitamente vai a stampare i fogli direttamente dal bidello. Come dove l'ha trovata la stampante sto tizio? Nell'ora di geografia, durante una ricerca al computer, gli alunni vengono sorpresi mentre visitano siti non consoni alla lezione e all'ambiente scolastico. Non voglio sapere di che siti stiamo parlando, lasciamo tutto all'immaginazione, ragazzi, perché io questo video non me lo voglio far buttare via. Quindi dalle ore 14:50 alle 15:40 è presente un alunno che dichiara di essere un nuovo iscritto e che è entrato all'ultima ora, che poi 15:40, vabbè. Agli alunni viene sottoposto un test anonimo, quindi maledizione, per il progetto Walk the Global Walk, quindi qualcosa di inglese immagino, che viene seguito da tutti. Successivamente vengo a conoscenza che l'alunno in questione proviene da un'altra scuola ed è stato introdotto in classe senza permesso. Tutti gli alunni presenti dichiarano di non sapere nulla. Ma chi è, un alieno sto tizio? Cioè praticamente, non ho capito, un attimo, cioè praticamente per un'ora dentro questa classe c'è stato sto tizio che non nessuno conosceva, ma ha fatto addirittura il test a sorpresa, quindi si è accollato praticamente pure la verifica a sorpresa e nessuno sapeva niente. Cioè, da dove veniva sto tizio? Scusatemi, cos'era? Un fantasma? Come c'è finito dentro quella classe? Ma com'è possibile tutto ciò? Boh, non ho parole. È successo anche a me che ogni tanto, tipo in classe dopo la ricreazione, arrivasse qualcuno, qualche amico, così, ma rimaneva per quanto? 10 minuti, poi il prof lo sgamava e lo mandava via. Ma non un'ora! E ha fatto pure il test! Qua colpo anche un po' del professore, secondo me, ragazzi, vogliatemi bene, però insomma. Ragazzi, io penso che se questa roba è vera, la scuola italiana... Durante il cambio dell'ora, alle 12, l'alunno, giocando, ha gettato dalla finestra il braccialetto di una compagna. Il braccialetto è caduto nel passeggino di un bambino. La mamma ha denunciato l'accaduto. Cioè, tu immaginati che questo gli ha levato il braccialetto alla sua amica, l'ha buttato dalla finestra e gli è caduto in testa un bambino piccolo, un neonato. E li hanno denunciati. La madre li ha denunciati. Cioè, le probabilità che questa cosa potesse accadere, raga, com'è possibile? Le probabilità quant'erano che sto braccialetto finisse dentro un passeggino? Cioè, sembra una scena da un film. Solo che la nota è di classe viva, quindi credo che sia abbastanza reale. Ma com'è possibile? Sono scioccato. Vi ricordate quando poco fa ho parlato di... Siamo a questi livelli. L'alunno, ignorando i richiami, disturba durante la lezione. In particolare, si alza dal proprio posto spostandosi per l'aula, lancia oggetti, sbatte un ombrello sulla cattedra, bestemmia, canta e chiede una piccola cosa: che gli venga tolta la nota. E al diniego, quindi quando il prof gli dice di no, minaccia di incendiare e o togliere delle parti dalla mia auto.
spiegatevi com'è possibile che questo tizio possa ancora andare a scuola. Cioè, mia mamma a me una volta mi ha raccontato che un compagno del genere, che c'aveva tipo ai tempi loro, che vabbè, mia mamma è grande ovviamente d'età, l'hanno espulso da tutte le scuole d'Italia. Credo che questa cosa non succeda più, a meno che tipo, non lo so, non spari a qualcuno in classe. Ma letteralmente, sì, cioè, questo ha minacciato la prof di bruciargli la macchina. Com'è possibile che, cioè, qua la nota, la polizia doveva chiamare la professoressa, non la nota. Cioè, la nota è, secondo me gli fai un bando, perché lui appunto se l'è scrinnata. Non, boh, va bene raga, non so che cosa dire sinceramente da sta roba. La studentessa durante la lezione srotola completamente la striscia del bianchetto fino al banco del compagno. Alcuni giorni fa l'allieva mi aveva chiesto in quale modo avrebbe potuto recuperare il voto insufficiente conseguito nella propria interrogazione. Non credo srotolando il bianchetto. Mi piace questa cosa che alla fine la prof ha messo, dice: va, volevi recuperare la sufficienza, ma fidati che così non vai da nessuna parte, come giusto che sia ovviamente, ragazzi. Ragazzi, allora, penso di aver fatto una scoperta sensazionale, secolare, non so come pronunciarla. Fatemi mettere gli occhiali perché si parla di scuola. Sono caduti a terra, la scuola non mi vuole, ma va bene, perché oggi dobbiamo essere aristocratici, non mi veniva la parola. Vi dico perché. Ho scoperto questa bellissima pagina che si chiama I Diari dei Bambini, che chiaramente vado subito a seguire. Ho aspettato di farlo davanti a voi. Tra l'altro so che la segue anche Carly, perché mi sa che anche lei ci ha fatto di video, però vabbè. Praticamente mettono ogni giorno dei post con appunto le foto dei diari dei bambini, che presumo le inviano tipo i genitori, non ne ho la più pallida idea, o le inviano anche loro. E ci sono tipo attualmente 878 post su diari e cose, quindi secondo me nelle reaction ci possiamo divertire moltissimo. Oggi faremo una prova, vediamo che cosa succede. E io inizierei, raga, proprio dalla poesia del 22 settembre di Beatrice, che ci dice: ho passato una brutta giornata, che c'è, non mi hanno fatto fare quello che volevo, ciao e alla prossima scrittura. Vabbè, è una confessione, comunque ci sta, nel senso, a scuola non è che ti diverti, quindi ci sta. Poi abita a Desio, quindi comunque capisco che non è che sia la città più divertente del mondo, ci sta. Carlotta, 8 anni, vorrei baciare uno ricco. Ci sta, non... già cresce male secondo me, però nel senso, alla fine ognuno... Carlotta ha scoperto il segreto del successo, raga, ci sta, ci sta, ci sta. Diario di Winnie the Pooh, quindi attenzione qua. Mamma, mentre ero qui su, mi è scappata la cacca e mi sono sporcata. Fine segreto, 26 settembre 2000. Ma io avevo un anno quando è successa questa roba. Com'è possibile che esisteva già Winnie the Pooh? Scusatemi. Cioè, io nascevo mentre lei faceva la cacca, tipo. Questa è una roba incredibile e poetica, aggiungerei. Ma ci sta, ci sta. Poi c'è Michela, che ci delizia con un bellissimo messaggio. Completa le frasi usando il modo congiuntivo. Tutti credono che io sia felice. Questa è una risposta, ragazzi, che fa quasi riflettere, perché in un certo senso c'è quel messaggio di che tutti nei social, no, vedono che siamo tutti felici, quando in realtà abbiamo delle vite di... Sabato 18 settembre, Veronica, 6 anni. Oggi mi sono addormentata in chiesa. Veronica. Breve, coincisa, diretta e aggiungerei anche assonnata, visto che siamo in tema. Questa è la rappresentazione, questo testo, ragazzi, veramente non lo so, mi rappresenta al 100%. Giulia di 5 anni che scrive semplicemente: io non voglio crescere. Ti capisco, Giulia, ti capisco, ti capisco. Se guardassi i miei per te di TikTok sono solo robe nostalgiche che fanno vedere tipo i vecchi cartoni. Grande Giulia, raga, nei commenti. Attenzione, ragazzi, qui abbiamo una confessione di Deborah, 8 anni. Parlo del mio compagno di banco. Io sono in banco da sola perché giovedì, cioè ieri, gli ho detto a Gabriella che si deve lavare i capelli perché puzzano di cipolle e la maestra Laura mi ha sgridata e mi ha messa al primo banco da sola. Perciò io non ho un compagno di banco. Fine. Ragazzi, ditemi tutto quello che volete, ma io sto con Deborah. No ai compagni che non si lavano. Tutto il bene, raga, però scusami, è stata pure diretta. Anche se a 8 anni non so come abbia trovato il coraggio di fare una roba del genere, ma complimenti a Deborah, bravissima. Poi io dico, mal che vada, ci hai guadagnato tu comunque. È vero che sei al primo banco da sola, ma almeno la puzza non la senti più, eh. Camilla, l'evento più importante della mia vita è stato la mia nascita. Qui i dubbi che mi sorgono sono due. O è tipo... non lo so, una vita tristissima e super noiosa, oppure Camilla in realtà è Gesù
E quindi è giustificato il fatto che la sua nascita sia importantissima, perché Elena, 8 anni, sono molto famosa, ma nessuno se n'è già accorto. Beh, cara Elena, tecnicamente se sei finita su questa pagina, se consideriamo che ha tipo 400.000 followers, in un certo senso, ora ce ne siamo accorti tutti, si può dire, secondo voi? Raga, io non riesco a non ridere. Praticamente dentro questo diario c'era obiettivi per settembre, idee geniali da trovare, scorreggiare ogni minuto e basta. Cioè, in base a cosa questa qui secondo voi è un'idea geniale? Boh, vabbè, sarà una musicista adesso, non lo so, raga. Laura, 10 anni, prenditi un momento per osservare oggi qualcosa di piccolo. Che cosa hai visto? Le formiche. Oh, comunque sono piccole, non è che ha sbagliato. Certo, speriamo non le abbia viste a casa, perché quello potrebbe essere un piccolo problema. Ma vabbè. Cosa volevi fare da grande? Sempre Laura. Come ti senti adesso? Volevo fare la veterinaria, la ginnasta, la maestra, l'insegnante di ginnastica. Adesso non so cosa fare. Vedrò come andrà. Che mood questa bambina, comunque incredibile. Raga, la cosa divertente è che la ragazza ha commentato sul post di Instagram e ha detto che adesso ha 18 anni e ancora sta cercando di capire e vedrà come andrà, perché non sa ancora che cosa deve fare della sua vita. Ci sta, tempo al tempo, tempo al tempo. Ragazzi, attenzione, perché si vocifera che Netflix sia stato inventato dopo questa confessione di Federica, che dice: io devo fare la cacca, ma voglio vedere il film. Come faccio? Secondo me, da questo diario, Netflix ha detto: aspetta, prendiamo i telefoni, così anche quando devi fare la cacca in bagno, Federica si può guardare i telefoni con il cellulare. Ottimo. Ringraziamo ragazzi Federica, se ora possiamo vedere tutte quelle belle serie TV. L'invenzione è sua. Gianfrancesco, 9 anni. Carissimo diario. Del cavolo. Già arrabbiato lui. Oggi non sono andata a mare. Oh, ma che te frega a te? Vabbè, mo basta. Fine. Madonna, cioè, arrabbiatissimo lui, eh. Effettivamente uno che si chiama Gianfrancesco, più che essere arrabbiato col mondo, non lo so. E poi arriva Giulia, con l'amarezza, che ci dice: comunque questa è la vita, gli uccelli volano, i pesci nuotano e io sono sempre in punizione. E nella pagina dopo: odio un poco, ok, tanto papà, che credo sia quello che l'ha messa in punizione, però non lo so. Qui abbiamo Giulio che, a cui viene chiesto di disegnare praticamente una sua foto. Io sono Giulio. Non capisco, è una patata con le gambe tipo? Una barbabietola? Oh Giulio, non lo so, cioè, se sei una patata dolce, non... Oh, questa sono io. Allora, se volevi ricreare una Winx, secondo me ti ci sei pure avvicinata, però... Insomma, non è che proprio... ci sta, dai. Ginevra, 7 anni. Il maestro ha fatto una puzzetta. Bello questo cuoricino tipo della serie, molto sus tipo, no? Pure la faccia del maestro, secondo voi? Non lo so. Poi ci abbiamo qui Ilenia che scrive: mai l'avessi fatto, con tipo il cuoricino in una relazione spezzata, no? Cara Ilenia, non so quante volte lo ripeterai ancora nella tua vita, perché fidati che questa secondo me è solo la prima delle migliaia. Fidati. Sofia, che fatica a lavorare. Una di noi è Sofia, una di noi. Viviana, 31 luglio. Caro diario, stamattina non è successo niente, perciò aspetto oggi pomeriggio. Beh, comunque lei puntigliosa, precisa, ci sta a prescindere comunque a aggiornare sempre il suo diario anche quando non succede nulla. Brava Viviana, mi piace questa tua... Poi c'è Chiara che ci dice: di domenica i miei genitori a volte me la rovinano. Vabbè dai, se è solo domenica ti puoi considerare pure abbastanza fortunata, Miriam, 8 anni. Io qualche giorno me ne vado di casa. Me ne vado. Ancora Miriam non sapeva quanto costasse, quanto costano gli affitti a Milano. Per quello dicevo queste cose, perché... Chiara, 8 anni. Caro diario, oggi sono pentita di quello che ho fatto. Chiara, adesso tutti penso che vogliamo sapere che cosa hai fatto a 8 anni, soprattutto per, non lo so, per sentirti in colpa. C'ho un po' paura. Martina, età 10 anni, segno zodiacale leone, segni particolari bella. Ci sta comunque. Rita, 6 anni, il mio cuore quando ti guardo. Un insieme di terrore, disgusto. Rita, una domanda, ma chi stavi guardando? Come stai ora? Diccelo, perché ho un po' paura in questa situazione. Chiara, che quasi confessa, quasi arrabbiata. Se Paolo non capisce la mia importanza, vuol dire che non mi merita. Io so fare anche gli gnocchi a mano e mia nonna dice che è utile per essere una buona moglie.
Ci credo. Sì, sicuramente gli gnocchi sono buonissimi. Però non serve quello per essere una buona moglie. Chiara, stai tranquilla. Federica, 9 anni. La mia vita è una pozza d'acqua. Non faccio altro che sudare. Come gli... Ma come gli escono queste cose, raga? Come gli escono? Sofia, 7 anni. Lista dei desideri. Più pesci. Un telefono. Un vestito da ballo. Un fidanzato. Essere una fata. Un gattino. E andare a Magix. Comunque, cioè, ci sta, eh. Ah, poi ha scritto anche Elun Brava, che Elun era il suo cane e voleva che fosse brava. Veronica, 7 anni. Oggi è un giorno molto palloso. Mica solo oggi, cara Veronica. Consuelo, 10 anni. Sono certa che mi hanno adottata. Ciao. Ilaria, io non so le tabelline del 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Sì, perché quella del 10 è semplicissima, quella dell'1 pure. Leo, comunque, sarà ora tipo oggi prof di matematica e insegnerà solamente la tabellina dell'1 e del 6. Ci sta, raga. Gaia, 9 anni. Sono io, troppo blella. Ci sta, eh. Ci sta, nel senso... Boh, Alessandra, tutti mi amano. C'è un problema, però. Io non amo loro, ma un altro. Tutta la vita delle persone su un foglio. Camilla, 10 anni. Oggi non ho la voglia di fare niente, solo di piangere. Io commenterei che ho scritto io. Cioè, risponderei così, raga, perché letteralmente... Oh, cioè, voglio una maglietta con questa frase. Cioè, non lo so, raga. Ha creato tipo un trend, Camilla, cioè. Maddalena, 7 anni. Il momento più imbarazzante con le amiche. Quando mi tolgo le scarpe e mi puzzano i piedi. Ci sta. Anche a me capitava quando giocavo a calcio. Alba, che ci dice con tutta la franchezza del mondo: caro diario, sai che Claudia ha due buchi nel... Non lo so se... Domanda, ma questo qui è il cuore o il... Claudia? Chiedo. Danica, 7 anni. L'amore per me è due persone che si amano. L'amore non solo un maschio e una femmina. Possono essere anche altre persone, tipo due maschi e due femmine che si amano. Giusto. Una famiglia può dare amore anche il mio fidanzato, che lo amo e gli voglio anche bene. Secondo me l'amore è di tutti i colori. Ognuno può scegliere un colore diverso da un altro perché è il suo colore preferito. Il mondo ha bisogno di più Daniche, secondo me, raga. Caro diario, Giorgia, non ci crederai, ma oggi io ho fatto il tutto fare e mio nonno Tirchio, che è peggio di Paperonde e Paperoni, mi ha scucito solo 1,50 €. Capisci che avaraccio? Beh, almeno ho ricevuto qualcosa. Ti capisco, anche i miei nonni erano molto tirchi, tranne quelli dalla parte di mio padre. Non mi davano mai una lira, raga, solamente quelli dalla parte di mio padre mi davano soldi. Gli altri mai, veramente, raga. Raga, poi arriva lei, Alessia, che chiede un favore ad Anna Montana. Cara Anna Montana, io ho un grande problema. Ho i pidocchi e sono preoccupata perché... Aiutami, per favore. Come dovrebbe aiutarti, Anna Montana? Elena, 9 anni. 2008, credo. Boh, non lo so. Ho bisogno di una vacanza a Los Angeles. A chi lo dice, anch'io ci vorrei andare. Modesta, però, modesta. La scuola è una rottura di palle. Come tutto, a parte il basket, non ne posso più della scuola. E poi non mi frega niente di storia, geografia, matematica, eccetera. Ma per fortuna c'è Facebook. I love Facebook. Ragazzi, ci vediamo alla prossima. Io amo queste cose, giuro, amo fare le reaction a questi video. Fatemi sapere se ne volete altre. Ringrazio Diari dei Bambini per questo contenuto. E niente, ci vediamo alla prossima. Bacino gigante. Ciao a tutti.